Buongiorno a tutti, benvenuti nel convegno EduIA, Educazione e Intelligenza Artificiale 2020. Sono il professor Francesco Rossi del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma 3 e tra qualche minuto inizieremo con i saluti istituzionali del nostro direttore, il professor Massimiliano Fiorucci e poi passeremo agli interventi. Ancora qualche attimo di pazienza.
Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, mi presento, sono il professor Francesco Agrusti e sono lieto di darvi il benvenuto al convegno Educazione e Intelligenza Artificiale 2020. Siamo giunti alla terza edizione e devo dire che nonostante la pandemia in atto ci siamo adeguati alle nuove regole vigenti e quindi abbiamo sostanzialmente optato per una visione virtuale del convegno. Spero che comunque riusciate a goderlo nello stesso modo di quanto insomma noi abbiamo avuto piacere nel costruirlo. Cedo subito la parola al professor Massimiliano Fiorucci, direttore del nostro dipartimento, per i saluti istituzionali che ringrazio vivamente per essere qui, seppur in modo virtuale. Prego, professore. Buongiorno, grazie Francesco, buongiorno anche da parte mia a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. Questa terza edizione che si svolge per la prima volta in questa modalità, ma che comunque ci consente di non perdere quest'anno. Questo convegno si svolge nel Dipartimento di Scienze della Formazione, che è un dipartimento tra i più grandi d'Italia in questo settore, con 85 docenti, 6.000 studenti e che, come dire, si occupa per mandato di, sia in campo didattico, sia nel campo della ricerca, sia nel campo della cosiddetta terza missione di insegnamento, apprendimento, educazione, formazione, eccetera, eccetera. E questo convegno è partito 3 anni fa come una sfida, anche con un certo grado di incoscienza, diciamo così, ma è ormai una realtà, è diventato un appuntamento annuale che vede degli ospiti ricorrenti e delle sempre nuovi contributi. Quest'anno l'edizione è particolarmente ricca, particolarmente interessante e abbiamo voluto dare anche, io non sono un esperto di questo campo, ma ne capisco l'importanza, soprattutto, come dire, in questa fase, in quest'epoca. Abbiamo voluto dare anche visibilità a questa esperienza perché proprio qualche giorno fa nel Consiglio di Dipartimento abbiamo approvato l'istituzione di una collana di dipartimento proprio dal titolo Educazione e Intelligenza Artificiale, che sarà pubblicata da Roma 3 Press e sarà in open access. Quindi questo renderà disponibili i risultati dei confronti, delle ricerche, del dibattito che si svolge su questo tema. Io voglio ringraziare veramente tutti i relatori e le relatrici che hanno accettato di partecipare. In particolare oggi Kevin Warwick, Rita Cucchiara e Carlo Sini. Quindi iniziamo veramente con delle figure di spicco questa giornata e vorrei ringraziare gli organizzatori, ovviamente Francesco Agrusti, Mauro Mezzini e Gianmarco Buonavolontà in particolare, ma anche Edmondo Grassi e tutti coloro da Emis Basso, quelli che offrono un contributo all'organizzazione della giornata. Sono anche particolarmente lieto della presenza del professor Sini, che è come dire, e invito tutti a guardare online l'archivio Carlo Sini, che offre veramente un patrimonio ricchissimo, anche se non è il suo lavoro più importante, ma sicuramente va ricordato l'antologia I filosofi e le opere che ha avvicinato molti di noi nelle scuole secondarie di secondo grado alla filosofia e alle domande fondamentali della filosofia. Quindi veramente un piacere essere qui e partecipare a questa giornata. Non so se riuscirò a seguire come ho fatto tutti gli anni i lavori perché ho una riunione, ma poi mi ricollegherò, però veramente volevo augurare un buon lavoro a questo convegno, a questa iniziativa che il Dipartimento ritiene sempre più importante. Quindi auguri, buon lavoro e grazie ancora al pubblico, alle studentesse e agli studenti, ai partecipanti, alle relatrici e ai relatori e agli organizzatori di questa iniziativa. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie, grazie professor Fiorucci, grazie direttore. Io sono molto contento veramente che siamo arrivati e giunti al terzo anno e sono molto molto emozionato nell'introdurvi il professor Kevin Warwick, perché personalmente per diciamo mia indole professionale sono sempre stato attratto dal suo lavoro e devo dire che e credo sia praticamente anche ridondante presentarlo perché tutti conoscono il professor Cyborg, ma in realtà Kevin Warwick è professore emerito presso l'università sia di Reading che di Coventry e le sue aree di ricerca sono dall'intelligenza artificiale, sistemi biomedici, robotica e naturalmente le interazioni uomo-macchina a livello fisico e quindi la cyborg, la scienza legata ai cyborg. In realtà il professor Warwick è anche un ingegnere, ovviamente abilitato, è un fellow dell'IIT e ha pubblicato una marea di articoli e di volumi. Ma la cosa che ci, diciamo che ci, penso forse l'abbiamo conosciuto tutti, è stato per la copertina di Wired, quando ha realizzato la prima comunicazione diretta elettronica tra due sistemi nervosi di due esseri umani diversi. E in realtà ha ricevuto la medaglia Mountbatten Medal e la medaglia Alison Cliff dalla Royal Society di Medicina e ha presentato vari eventi. Io veramente sono emozionato perché non solo per quanto riguarda il suo lavoro dal punto di vista scientifico e tecnologico, ma anche perché credo che ci sia bisogno al mondo di più persone come il professor Kevin Warwick, perché è importante che si sperimenti l'impossibile e come amo citare sempre qualcosa è impossibile finché non arriva qualcuno che non lo sa e lo fa. Ebbene, il professor Warwick ha reso possibile l'impossibile e quindi magari con qualche minuto di anticipo, ma a questo punto comincerei a passargli la parola. Siamo diciamo in perfetto orario, quindi io intanto adesso passare la parola al professor Warwick, che ripeto, abbiamo tempo assolutamente. Ecco, perfetto. Hello, hi, professor Warwick, if you can unmute your microphone. There we go. Hopefully that's all right. Hello, everybody. Yes, it's perfect. I'm sending you directly online and I'm watching it. Okay, you are online. Thank you so much for being here. Okay, I will need to be able to show my full screen. I'm not sure I've got control of that at the moment, but. If you want, you can share and I will forward it to the audience, to the public. Okay. So I think we're there. Yeah, good morning, everybody. Can you hear me okay? Is everything all right, sound? Yeah, yes, perfectly. And I'm sending your presentation in a minute. Okay, that's great. Well, I'm talking about cyborgs, which is a cybernetic organism. This is part human, part machine, or part biology, part technology. And really, I'm just going to talk about a bunch of experiments. They're my own experiments, so I've got practical experience of them. I know there are other people working in the field doing very excellent research, but they can talk about their research. All I want to talk about is what I've been doing. That's what I know about. How it fits into the academic world, I'm not too sure. You can make your own minds up about that, but it's all experiments to do with combining humans and technology together. And just to set the scene for that, the first experiment I did is now called biohacking. I think a number of people have tried the same thing.
but what I had was a radio frequency identification device, an RFID, implanted in my left arm. I have to say it wasn't there for that long because it wasn't designed as an implant, and hence it was quite dangerous having the thing in my arm for the period. But what it looked like was this, not the thing on the left-hand side, that's the currency we still have in the UK. The right-hand side is the RFID. It doesn't have a battery. You can see half of it, the top half is a coil of wire. That's how it gets its power. So you need something close by in order to generate the power just by inductance, like a transformer it operates. And then there's a bunch of chips with a coded number or message to identify me to the computer. We set up the building in Reading University where I was, and essentially what happened as I walked around the building with my implant, the computer was aware where I was at any time, and we got it to do things for me. So it switched on lights when I went into the laboratory, it opened doors to my office, and when I came through the front door it said, "Hello, Professor Warwick." So it was quite good fun. Wanted to show what's possible. Of course, you can also use it partly to track somebody, to know when somebody's gone to a particular place. And of course, it's often used for animals now as well, for cats and dogs. A lot of them have an implant like this. But for those of you that have a cat or a dog, please don't worry about the implant, because it's been fully tested on humans before the animals have received it. So that was implant number one, but it sets the scene. Now I'll go have a talk about what some of my students are doing. And they're using magnet implants. This is put under the finger. In the fingers, you've got a lot of sensory nerve fibers coming into your fingers, very sensitive, and hence is ideal for this type of research. What we were trying to see is, can you get better interaction with technology if the magnets are implanted, as opposed to if you just simply stick the magnet on the outside? So these are this is one of my students, or his hand anyway. So you see, though I haven't forced the students, I should explain that before you complain to my university. I haven't forced the students to have such implants. This is what they wanted to do. And you can see the finger there simply, it's actually, you can also see the person doing this, you look on their arm, they are a tattoo artist, that's their job. So they're not a medical person, but they are highly skilled at doing this. In fact, this person that does this particular one for the student, he has a web page where he announces his name as Dr. Evil. Now, that presented a problem for us because we had to get ethical approval from the university, because these were students, this was a master's degree, this particular student, and writing on the form, who is carrying out the procedure, and we have to write Dr. Evil. Naturally, the university authorities are a little bit wary of that, so it creates some sort of problem. But essentially how it works, you can see in the x-ray magnets in two fingers, usually of the left hand if the person's right-handed. Things of course don't go wrong, but they might do. And here's the student, this is Jawesh. You can see he's got the magnets in his fingers, and on his hand you can see a coil of wire wrapped around his finger. And then on the baseball cap you can see ultrasonic sensors. So how this was operating, as something was coming closer to Jawesh, this was picked up on the ultrasonic sensors and passed down to the coil around his finger to change the current in the coil such that the magnet vibrated more if an object came closer, or less if an object moved further away. So essentially Jawesh could feel in his finger how close an object was. And I'll explain it a bit later, because it's something in one of the later experiments I experienced a bit more.
It's not so much knowing, oh, this object is 2.3 meters away, an exact figure like that. What it is if the object comes a bit closer, hopefully, is it still all right? Are you still okay with the screen? Well, yeah. If the object came a bit closer, then I'm not sure. I've got a link up here. I can't see my screen now. It's okay. We can see. Oh, you can see it. I can't. your student with the cap and the wire to the hand. Okay. Well, so the student with Jowesh, if an object came a bit closer, so he could feel how that it's changing the distance. He can feel it's getting a bit closer or a bit further away, very accurately in that sense. I can't see my screen. Okay, don't worry. Maybe you can. We are after the neuron. You are showing out the chips. But if you want, we can interrupt and then try again. If that's all right. Yeah, 2 seconds, so I can know where I'm talking. I can see you, but don't worry. You can stop the sharing right now, and I will. Okay. So I started again. Not now. Now you can share it once again. Okay, okay, 1 minute. And here we are once again. Culturing neurons. Okay, brilliant. Okay. This is a different type of cyborg. And it, as you say, neurons are brain cells. And this is in terms of biological brain cells, typically from rats, because it's perhaps a bit easier to get rat brain cells, maybe not. And culturing means growing them. So this is putting brain in a single dish. And this is the sort of dish you can see on the top with the black rings round. The black rings are called Potter rings. The brain cells go into those rings, and they have to be fed. They have to be kept in an incubator at the appropriate temperature and so on. So these are living brain cells. First of all, we separate them so they're completely individual. Then we put them in the dish, and immediately, within seconds, they start growing what look like small tentacles to link up with other brain cells. And after a few days, we've got quite a complex network, a little brain of brain cells. And the little gold squares you can see are electrodes, which are linked to the electrodes in the dish, the center of the dish, very small. And from those, we can send signals, electrical pulses, into this brain that's growing, or pick up pulses. So we've got a little brain. It's a two-dimensional brain in what you see here, but we can use the brain, investigate it. And particularly when we give it a body, we can see how it develops. So what I'm going to show now, this is a little video of a robot. It's got ultrasonic sensors, but it is also connected to a brain. It's actually a Bluetooth connection, which is better than a spinal cord, really. So that all of the decisions to turn right, which we see there, that's made by the brain, this culture. And this is the brain early on, so it crashes into the wall, which is not what we want. And we set it off again. It decides then, before it gets to the wall, that it didn't want to, it turns again. So it's making decisions when it shouldn't really be making decisions. And then it gets to the wall. Then it got it right. That's what we want it to do. And then it crashes into the wall. But this is like a baby brain. It's just starting off. It's just a few days old. And what we do is put it in this corral for about an hour every day. And little by little, purely due to learning by habit, the brain cells form connections, pathways between themselves, such that when we get a stimulating pulse from the ultrasonic sensor, it's essentially got near the wall, it'll go through a brain passageway and cause
the robot to change direction, just turning to the right. And that decision in every time is just made by the biological brain. So I'm going to skip forward now. This is the same robot, the same brain, after 2 months. So it's been doing this, kept in the laboratory, and you'll see now when the robot gets going, off it goes, and you'll see how it performs now. You saw how it was after just a few days, essentially. Now this is 2 months later, same laboratory, it's a little bit lighter, sunnier, probably within 2 months. It's probably a rare sunny day in England for this one. But you see now how it's performing. In a way, it's probably quite boring to watch, really. Sorry about that. But you see it picking up the wall. And in this one, this is almost a perfect example. We've chosen it a bit like MIT. This is how it works. It's a good example. They're not all this good. But you can see how it doesn't actually bump into the wall at all. The passageways, essentially, in this robot are so strong. So this one has a technological body, which you can see, but it has a biological brain. Rat brain cells are actually easier to work with because they learn a lot quicker. Within about 29 days, a rat's going to learn all it's going to learn. Whereas for humans, of course, the brain cells are still learning after 18, 20 years. They stop learning when you become a professor at a university. They don't take in any more information then. But that's supposed to be a joke, by the way. It's not supposed to annoy other professors. But we can look. So rat brain, so because they learn within a month or so, it's perfect for the research. But this has got rat brain cells making all the controlling decisions as far as the robot turning right, left, whatever. You can get it turning right, you can get it turning left, you can get it responding to sounds, you can do all sorts of things if you've got the right sensors and so on. Different type of cyborg. The talk was announced being more to do with enhancement of humans, and I have to say that is my main line of research, but it also is involved with therapy. So helping people with disabilities particularly, and in this case, I work with surgeons in Oxford, the John Radcliffe Hospital, looking at deep brain stimulation. Now, deep brain stimulation is used mainly for people with Parkinson's disease, but increasingly it's being used for people with Tourette's syndrome, people with clinical depression, very heavy depression, and other neurological problems. I think in years to come it will probably be used for schizophrenia as well, but at the moment not. You can see in the picture an implant that the surgeon will drill a hole down into the center of the brain, into the thalamus, or our surgeon uses the subthalamic nucleus, which is a small part of the brain right in the middle of the brain, and then this spindle is pushed down into that part of the brain, and it has electrodes, can't really see them in the picture, has small electrodes down at different depths. They use the different depths to, they'll only be using one set of electrodes, but it depends which works better for that particular patient. Now the video we see, this is a person who has Parkinson's disease. He's received the electrodes in his brain. So at the moment, this is how he is when the electrodes are not switched on. So he's not receiving electrical stimulation of his brain. So he can't stand up himself, even with assistance. It's difficult. He can't move around. With Parkinson's disease, you have the typical tremors, but also the muscles lock up. The muscles lock and you can't walk, you can't simply move, or you just can't move parts of your body. So that's how he is with the disease. And then the assistants we will see will switch on inductively, switch on the controlling mechanisms are positioned in his upper chest, where you have quite a bit of space for implants. It's quite hollow there. And then they're connected via wires into the subthalamic nucleus of his brain.
So we'll see the left one being switched on, which of course controls the right side of his body. It takes a little time, and then that's electronic stimulation, cutting out the tremor. And then they switch the other one on. This is the right side, which controls the left side of his body. And then we will see something I find quite amazing whenever you see the patient. So now he feels free. It's as though he doesn't have a problem. And he's sort of, what am I doing this for? Do you want me to do that just to show how now I can control? So this is through purely electrical stimulation of the person's brain, because the brain is electrochemical. Most of our medicine is still chemical with drugs of one kind or another, but particularly neurologically, but I believe in all sorts of ways, we're going to see electrical medicine a lot more. Electrical medicine for headaches, all sorts of things. And he can walk around, no problem, control his walking, just as though he's a regular person. And this particular guy drives his car around, he leads a normal life with the Parkinson stimulator. What we are doing with the research is using artificial intelligence, picking up the signals from the person's brain and feeding them into an artificial intelligence engine, which learns to predict when the tremors are going to start before they start. And it also can classify what type of Parkinson disease. So it's the artificial intelligence is learning how the human brain behaves so that it can classify and predict. And it can predict several seconds ahead before the tremors start. The AI system can say, yeah, the tremors are going to start. The person themselves doesn't know that. The signals go through the passageways in the brain and the tremors start, but we can switch on the stimulator before it starts. Enhancement now, this is the key one, I feel, for what we're looking at, what I'm interested in anyway. And this is my main line of research. Why should we even think about enhancement? Well, we can see lots of possibilities. The memory in humans is quite poor. The older you get, it gets worse. I'm always forgetting. People come up to me in a conference, when we have conferences where you can travel. So, hello, Kevin, do you remember me? And I nod my head and think, who is that? I've never seen you before. But obviously I have, but my memory is not that good. Communication is a big one. I really feel we're so poor. This is technically at communicating, how we communicate. In our brains, we have highly complex electrochemical signals, thoughts, emotions, feelings, all sorts of things going on. And when we want to communicate with somebody else, we translate those signals into a trivial coded pressure wave, a mechanical signal, which of course bears almost no relation to the initial thoughts we were having, and hence we get all sorts of misunderstandings. We have problems like languages, which I really don't know why we'd, if we could just communicate directly from brain to brain, I'm sure it would be much better. We can improve our senses. Things like multidimensional thinking is interesting. Artificial intelligence, of course, works in many dimensions. You can understand the outside world in hundreds of dimensions if you're a machine. If you're a human, you're stuck with three dimensions, and hence with space travel, we've hardly been anywhere. We've been to the moon, which is, you know, it's just like an outside toilet for the Earth. It's nowhere almost. Whereas if we could understand multi-dimensional universe, perhaps we could travel much further. So the possibility, if we link the human brain with artificial intelligence, is enormous, that we could understand things around us in a much more complex way. This is a guy Campbell Aird. He's been given an artificial arm, but how he's operating it, you can see he's flicking the switch to change how things work and so on. You see, he's flicking the switch with his human hand. What we would really want is for him to be controlling that arm, the hand, directly from his brain, and feeling in his brain
what the hand feels on fingertips and so on. For that, we need an interface between his brain, between his nervous system and the wires in the arm. So I'll just play that one again. So we were going well and I can't see what we're doing now. Okay. We lost you for a few minutes, but it's okay. Can you can still see my... Yes, we can see and hear you. If you want, you can share it once again and I will pass it through. Oh, there we go. That's fine. Okay. And yes, we hear. Great. So, sorry about that, technical glitches. So with this, what we're looking at is creating the interface between the human nervous system and wires and back the other way, bi-directionally. And if we can do that, we can give somebody an artificial arm or an artificial leg, whatever they need, that their brain will think is their arm or their leg, will treat it in a similar way if the signals are similar. But that's thinking inside the box. This is where the enhancement comes in, because if you have an interface that connects your nervous system to a network, then you can connect what you want onto that network. You could have not an arm or a leg, that's thinking inside the box. You could have a car or a building or whatever you want, a rocket. Your body essentially can be whatever you want it to be, that whatever you can connect the network to. So it's looking at an interface which connects your brain, your nervous system, to a network. And once you do that, the universe is yours. You can change your concept of who you are. So that's what sort of enhancement we're looking at here. And in this experiment, this is me on the operating theatre number one at the Radcliffe Hospital. It had a team of four neurosurgeons, because this was the first time what's called the brain gate was implanted in a human. So they were looking at how to do it, and it was very much research from a surgical point of view. It was a 2-hour neurosurgical operation. Just to be clear, I didn't need this for medical purposes. This was a scientific research. And this is what the implant looked like. This is the main sensor part of the brain gate. It's 100 spikes with very small electrodes on the tips. The electrodes typically 3 to 5 micrometers, which is pretty good, because brain cells typically are maybe 10 micrometers, nerve fibers, 10 micrometers, can be a bit smaller, can be a bit bigger, but it's of the same size. So you're looking at very high resolution of data. And of course, this is bi-directional. So you can monitor what's going on with this implant, but you can also send stimulating pulses into the nervous system or into the brain. So it's bi-directional. This was fired into the nervous system, my median nerve fibers in my left arm. And there it was for just over 3 months for the experiment. So the sort of things that we did, I did as part of the experiment. Obviously, I talked about senses, or we looked at the possibility of senses before with the magnet implants. Well, this is looking at it in a different way. The same type of sensory input, ultrasonics. You can see on the baseball cap, the ultrasonic sensors. So in this case, what happened, as objects came closer, via my nervous system, my brain was receiving pulses of current from my nervous system that increased in frequency the closer an object came. And if the object moved further away, so the pulses died away. It had taken about 5-6 weeks to train my brain to recognize the pulses. But then when we did this experiment, linking it with the distance to objects was quite straightforward, not a problem for my brain. So I believe strongly we can have
new senses, certainly ultrasonics here, but infrared is an obvious one that we could have that we don't have normally. X-rays, we can really go and enhance humans with lots more sensory input should they want it, or maybe for job specific and so on. But this worked really well. So much so, Ian, the guy in the red top, he suddenly brought that green board towards me very quickly, and it was very scary. I had the blindfold on, as you can see, so all I had really was the input from my ears, from sound, but mainly from the ultrasonics. And suddenly the frequency, bing, 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 the pulses started to increase dramatically. So something's coming towards me, and I didn't know what it was because I didn't know he'd moved the board. So it was quite scary, which is interesting, a reaction from a new sensory input. This was my wife, Irena, and she's wearing a piece of jewellery that a student at the Royal College of Art put together, and it changes colour essentially between red and blue. It's either blue or it flashes red. And it was linked to my nervous system. So dependent on my nervous system, the signals on my wife's jewellery change colour. So if you can imagine, I'm calm and relaxed, and my wife's jewellery is blue. And then if I get excited, my wife's jewellery starts flashing red very quickly. So we set the scene. She didn't work in the university. She's in her office. Jewellery's blue, no problem at all. And then all of a sudden the jewellery starts flashing red. So she thinks, what is he doing? And more importantly, perhaps, who is he doing it with? So I don't know whether this was the best piece of research, but it was fun anyway. This picture was taken at Columbia University, New York, where the computer science guys there helped us put my nervous system live on the internet. And the security we used was that we didn't tell people what we were doing. So nobody knew that particular IP address was my nervous system. Otherwise, it could have been somewhat dangerous, I guess. But on this computer screen, I could look at the robot hand. It's difficult to see, but I could see it there, the robot hand, which was in England. So what was happening, I was opening and closing my hand in New York, and my nervous system signals, my brain signals, neural signals, were traveling across the internet to the robot hand. So there was about a third of a second delay. So extending the nervous system, you get a bit of delay, but nothing that significant. And then fingertips on the robot hand, when they gripped an object, the signals were sent back across the internet to stimulate my nervous system. So I could feel how much force the robot hand was applying on another continent. So it essentially, my brain was in New York, but part of my body, my third arm, was in England. And that's something with enhancement. And I don't think Hollywood and science fiction has caught up with this one yet, because as part of enhancement, your brain and your body don't have to be in the same place, and your body can be whatever you want it to be. As I said earlier, you can have a building or a vehicle as your body. It doesn't have to be an arm or a leg. So where we're going in the future is very exciting. Obviously, it's very useful for military purposes, that the soldier can be home and relatively safe, and part of his body, the weapon systems and so on, can be in the battlefield. And quite dangerous, and if they get blown up, doesn't matter, because he's nice and, or she is nice and safe at home. The final part of the experiment for me, which was key, my wife, as you can see in this picture, had two electrodes implanted in her arm, and we went back to the laboratory. I should say for her that it was quite painful. The doctors didn't put anesthesia for her, so they pushed these wires into her nervous system. They knew when they'd made a good contact because she screamed. So for her, this was quite a painful experiment. But what we did in the laboratory, when she opened and closed her hand,
stimulating pulses were sent to my nervous system so my brain could pick up the signals. So every time she closed her hand, my brain received a pulse and I could send signals back to her. So what it was like, when we both had blindfolds on, we're in different parts, different laboratories, and we could send signals to each other, nervous system to nervous system. So it was a new form of communication, which the next step clearly on that is communicating directly brain to brain. This was taken, this is the work in Massachusetts General Hospital, essentially it's in and Brown University, showing how the brain gate has been used purely for therapeutic purposes. The guy we're looking at there was paralyzed seriously in a car accident. He couldn't move from the neck down, but with the same implant, with the Utah Ray, the brain gate, you can see the connection into his brain in this case. This was in his cerebral cortex. And he, by thinking about moving right or left, could move a cursor on the computer screen, or subsequently could move a robot arm, and another patient has been able to feed themselves and so on. So the brain gate has immediate uses for therapeutic purposes, but what we were looking at more was the possibility of using things like that for that type of interface for enhancement. And the key thing for me is communicating brain to brain. I think you've got all sorts of possibilities, finding out what's going on in the brain much more, and therapy in a big way. But once we start communicating in terms of emotions, feelings, thoughts, concepts, ideas, I think that's going to be a very exciting world. And the key thing here is what neurons do, what brain cells do, their job is really to communicate. That's all they do, is communicate either from other brain cells to other brain cells, or from the outside into the brain, or from the brain outside, motor neurons and so on. So what they're doing is communicating, and they like to do that. That's how they're set up. So I feel strongly that once we have connections between brains, neurons will go over. They will be quite happy, if that's the right word for a neuron, but I think it means something. He was quite happy to start communicating. The strength of the connections will readily get more quick, will get stronger, faster, and so brains will be able to enhance their way of communicating directly. All sorts of questions then: what happens to people that don't have connections and so on? So that's the exciting future I hold. For me, that's the next experiment, brain to brain communication. But it's a little bit like a Jekyll and Hyde experiment, because we really don't know how well it's going to go. Will it be dangerous? Well, obviously it will be. Even having the implants in the brain is dangerous. But when you close the link between two brains, I can have ideas about what might happen, so can anybody else, but it could be very, very dangerous, because you're linking two complex networks, the brains, you're linking them together into one network with a port, input, output. Maybe it will work perfectly okay, but there are dangers that it won't. So that's the exciting next step. And that's my presentation. Thank you very much. Thank you so much, and I'm very, you know, that's wonderful for us. I'm trying to, show you, okay? And thank you so much. I believe that we have a few questions. I want to, I'm so sorry for the technical problems, you know, but we managed to. Hopefully people will understand. So. Yes. We hope to. So we have one question from our colleague Edmondo Grassi. Edmondo, please go ahead. The floor is yours. Okay, thank you, Professor Warwick. It's a great pleasure to have you here and listen to your speech. I'm interested in your study and in your book, March of the Machines,
seems that machines will become more and more similar to humans on the grounds that, as you state in the book, machines are man-made human organs. But do you think that artificial intelligence is disrupting anthropocentric society and becomes something different from human beings? And what your future hypothesis will be on this field of human research? Thank you. We lost Professor Warwick once again. Okay. And networking is critical. People like Alan Turing didn't really take into account networking at all. And hence the Turing test, in a way, you can forget it because of the networking possibilities. It's sort of like cheating. But I think, therefore, we don't fully understand when it is really artificial intelligence. And the power capabilities, once an artificial intelligence network has the ability to control things directly itself by its decisions, particularly if you think of the military domain, then there are clearly dangers associated with that, because you can't, it's not fully programmed, it's learned, it's adapted, it's doing things that it feels is for the best in its, how it's learned. So it starts to be dangerous. And so I feel it would be good if we can link with it, as I've been describing, rather than having it acting against us, and then we can have the best of both worlds, I hope. But it's an exciting future, but it's also a very dangerous future. Thank you so much. And we have another question from Mauro Messini. And Mauro, please, the floor is yours. Thank you very much, Professor Warwick. It was a wonderful, very, very nice, interesting, much interesting presentation. And I have just a curiosity, technical curiosity, about the part in the presentation where the cell of the mice are grown and connected with the microchip. And this microchip drives a robot inside inside a box. Just a technical curiosity. Does the cell, the chip in contact with the cells, with the brain, with the neuron cells, has distinct input output? If it has a distinct input output, and what about the type of signal that you saw, the number and what type of signal in the input and the output there is, for example, voltage, bits, something like this. So if you could be a little bit specific in the for that. What we do is, after about 10 days, when the brain, the culture has developed for 10 days, we then try different inputs and outputs. There's 100 electrodes typically, and we will try the different electrodes. We will stimulate, which I'll come on to in a second, we'll apply stimulating pulses and see where we get a signal, an output, if you like, in response to that stimulating pulse, maybe 20%, 30% of the time. So let's say we find success on electrode number 64. If we stimulate on 64, then a few milliseconds later, we will get a response on electrode 36. That's just how it, I mean, because each time you put the neurons down, they're relatively random. Some of them are bigger, some of them, there's connections here, connections there. So that's how we decide on inputs and outputs. It's through experiments. So we might have two or three inputs, we might have two or three outputs, but particularly at first, as long as we have one input, one output, and it's that's what happens with the learning process. Maybe at first we get an output response 20% of the time, but then, as I showed, after 2 months, through purely habitual learning, we're getting
a response in that case, it was like 100% of the time because the passageways had grown so strong. So what we're looking at during that 2 months is trying to see how these passageways are developing and the neurons are connecting up to each other, which is quite amazing to see a brain actually developing over time. In terms of the signals, they're very similar biphasic positive, negative signals, similar to the sort of things that we apply to the human nervous system or record from the human nervous system. For the brain gate experiment, for example, we were applying 50 volts to my nervous system, but at something like 80 microamps. So the power going in was not significant, and hence it was similar sort of lower voltage, but similar sorts of pulses, biphasic, positive, negative, or negative, positive, whichever we felt was appropriate at the time. So you essentially what you're doing is pushing electric charge into the cells and then pulling it back out again. So the net charge is, if you look at it that way, the net charge, it doesn't build up in charge, otherwise you could have problems with the charge buildup and so on, but it's essentially it's current that you're looking at, but you can think of it in terms of charging up the neurons, which is what's happening in the nervous system, but very similar biphasic signals. Thank you. Thank you so much. We have the last question. We don't want to abuse of your patience, but you know, we will have so many, but I'm giving the floor to Demis Basso, and it's a colleague of ours. And, okay, Demis, it's yours, please. Okay, thank you for your very straightforward presentation, because it will provide lights to several fields that could be in the future of many scientists, particularly for a new scientist. Given that the communication may be feasible for primary motor cortexes and for sensorial cortices, then the problem may be very difficult for further anatomical functional brain areas. Therefore, I'm asking you, what could you suggest to neuroscientists to be the next step in order to facilitate your work? Yeah, so good. There's two ways, I think, two approaches. One is it simply needs some basic experimentation. You need somebody else to communicate with. So at some stage, we are going to link two brains together. The obvious one, as you say, motor cortex is due to pushing out signals such as speech and so on, and then sensory input into different part of the brain. So it may well need to get those experiments done, simply connection from the motor cortex of one person in terms of sensory input to another person, just to see what happens and see if we can build up the strength of neurons in that way and build up the strength of communication. But clearly, when you look at what Elon Musk is talking about, he's talking of lots of electrodes all over the brain. So retraining neurons is another key area. We see that with stroke patients where part of the brain was doing something, but it can be retrained to some extent to operate, to do in a work in a different way. So neurons change the functioning dependent on the person's needs. And therefore, if we can start looking at retraining neurons in order to use them more for communication, then that will change the whole nature of the brain. If we can start bringing into effect other neurons, but then you start asking questions, okay, well, if those neurons were doing something else before, will the human change in terms of how they deal with this and how they deal with that? Because the neurons are now being used for this much more powerful communication tool. So, some people might complain about that. I wouldn't, because I think communication is important, but some people might because of the things we're losing. So it will change people dramatically. But the two areas, one is some basic communication experiments, brain to brain, very risky. But the other is then retraining neurons when they're quite well established in what they're doing. But we do that with stroke patients, so maybe the research in that area can be changed a little bit to bring in communication.
Thank you so much. We have another question that reached us in the chat. I'm reading it aloud to you. It's from Alex, and he says, don't you think it's becoming urgent to set a clearer divide between prosthetics and augmenting the implants? Actually, in my humble opinion, the concept of augmentation itself has changed a lot since it appeared in the late 60s, and we should consider the issue carefully. Yeah, I completely agree. And he's quite right. Alex, is it? Quite right that it's changed dramatically. I can remember vividly going to a meeting in the Netherlands, and that was talking at enhancement and augmentation. But what they meant when I arrived at the meeting, what they meant was taking somebody who has a disability of some kind and trying to bring them back towards the norm. So it was augmenting that person. But to me, that just meant therapy. You were trying to overcome the problems of that person. Whereas now, I believe a lot more people are talking about augmentation or enhancement as being something extra, giving extra abilities to a human in the way the brain operates, which I find very exciting. But it does need to be talked about a lot more, that type of augmentation, because there are so many possibilities now. When you look at what I've been talking about in terms of extending the body, in terms of the brain understanding the world around us in a much more complex way, we could stay here talking for the next 3 or 4 days, never mind hours, about the possibilities. And yes, it does need to be treated realistically, scientifically, ethically. The ethics of it are important because that changes the world for other people. But you know, that's research and that's science. I feel that the research needs to be done. We need to investigate, otherwise we're talking in a vacuum. We need to know, well, this could be possible, that realistically, not just in terms of a philosophical argument, but in terms of a scientific argument. So I still feel we need the research experimentation to go on. Of course, I would say that to contribute to the argument, but scientists doing the research need to take note. If the world says ethically, we think this is not right, okay, we've got to listen to that. But otherwise, very, very good point. It needs to be center table. It's the most important thing, I feel, there is going. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your presentation and for answering so kindly to all these questions. And I'm very glad to have you here. And I look forward to see you again and again, and hopefully to follow your research as usual. Thank you so much, Professor Warwick. And I will pass the floor to the next speaker. And so thank you so much for being here. Ok, adesso ci spostiamo e andiamo, per quanto riguarda su questo diciamo così palco virtuale, a l'intervento della professoressa Rita Cucchiara. Vi presento la professoressa rapidamente. La professoressa Rita Cucchiara è professore ordinario di sistemi di elaborazione dell'informazione presso l'Università di Modena e Reggio Emilia e è anche il responsabile scientifico del laboratorio al Mage Lab del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari. In realtà io credo che molti di voi la conoscano perché dal 2018, scusate, è direttore del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale e dei Sistemi Intelligenti del CINI. In realtà è stata anche presidente dell'Associazione Italiana fino al 2018 di Pattern Recognition, Machine Learning e Computer Vision. L'idea è che la professoressa Cucchiara è stata anche membro del Consiglio dell'Istituto Italiano di Tecnologia, è stata parte del gruppo di lavoro del MISE
e in realtà coordina il gruppo del lavoro sull'intelligenza artificiale del PNR 2021-2027 del MIUR. Diciamo che io certe volte ho trovato sulla stampa nazionale proprio il riferimento alla professoressa Cucchiaria come il volto italiano dell'intelligenza artificiale, della scienza legata all'intelligenza artificiale, e naturalmente all'interno di ELLIS, l'European Labs of Learning Intelligence System, come follow, e dello IAP, che è l'International Association on Pattern Recognition. Ha ricevuto veramente svariate fellowship e awards e ha vinto anche nel 2018 il Maria Petru Prize alla carriera per la sua attività proprio nella pattern recognition, nella video surveillance. Coordina svariati progetti europei e ha pubblicato moltissimi lavori scientifici. Adesso la stiamo chiamando, io penso qualche minuto ancora e dovremmo averla online. Eccoci. Abbiamo forse qualche problema di collegamento. Vediamo se... Sembra che... Un attimo, questo è il bello della diretta, scusate. Stiamo cercando di far collegare la professoressa Cucchiaria. Sono collegata, sono qui. Perfetto, la leggo, ma purtroppo non riusciamo a vederla tra i relatori. Se può provare a collegarsi con le credenziali. Torniamo subito.
Ancora qualche attimo di pazienza. Buongiorno, eccoci, la vedo, non la sento, dobbiamo accendere il microfono, eccoci qui, buongiorno, okay. Benvenuta, la sento perfettamente, buongiorno, grazie di buongiorno essere qui. Buongiorno e grazie dell'invito, ho sentito prima, non riuscivo a intervenire per bloccarla, per tutte le cose belle che ha detto nei miei confronti, però visto che sono un professore di informatica, ma sono, diciamo, come tutti, anche ormai overload da tutti questi tipi di tecnologie diverse. Ero entrata in Teams, ma con le credenziali dell'università. Buongiorno a tutti. Il talk di prima era in inglese, io adesso parlerei in italiano. Ma assolutamente, non si preoccupi. Sì. Ho quindi fatto, ho preparato qualche slide in tecnica mista, cioè sono in inglese quando le parole sono meglio in inglese, sono in italiano quando perché le avevo pensate per un pubblico italiano. Grazie ancora per l'invito. Se va bene, io a questo punto farei il mio talk, insomma, bloccatemi quando volete, perché io spero che ci siano delle domande alla fine, oppure anche durante la presentazione. Allora, posso condividere qualche... Assolutamente, sì, se condivide lo schermo io la mando... Ok, adesso provo a farlo. Dunque, apri il pannello di condivisione, lo sto cercando di farlo, con un po' di calma, eccomi qua. Lo vedete? Perfetto, la vedo, se vuole può anche riaccendere la webcam. Ok. Così. Ok. Perfetto. Buongiorno. Io, peccato che non riesca a vedere con chi sto parlando, cioè chi sono chi sono collegati o chi saranno, no, con lei la vedo, buongiorno. Non so chi sono le altre persone collegate e quindi in questo momento... Ecco lì, stanno accendendo, noi siamo il gruppo, insomma, di benvenuto di organizzatori, in realtà poi ci sono le persone che sono collegate al momento che interagiscono via chat, c'è cioè la parte delle domande dove tra l'altro stava scrivendo. Ok, benissimo, adesso non voglio perdere tempo perché voglio raccontarvi un po' cosa penso in questo momento dell'intelligenza artificiale dal punto di vista tecnologico, sicuramente perché questo è il mio campo, ma anche dal punto di vista delle visioni di quello che potremmo fare nel futuro. Quindi io ho scelto questo titolo assieme a voi, che è intelligenza artificiale e machine learning per il potenziamento dell'uomo, anche se il termine in italiano fa un po' ridere, potenziamento dell'uomo, ma ho usato questo termine human empowerment perché è un termine che, come vedremo, sta utilizzando la comunità europea. Quindi è un po' di più che human enhancement o human augmentation, e non è soltanto di tipo fisico, ma è soprattutto di tipo cognitivo, ma anche di capacità di vita, di benessere e di vite sociali e anche di vita nel lavoro. Quindi adesso proprio di questo vorrei provare a parlare con voi. Vi chiedo questo, se metto la slide in modalità intera, lo vedete? Sì, vero? Perché poi non vedo più voi in questo modo. Sì, però vediamo, deve fare il cambio di schermo, perché vediamo quello da presentatore. In alto c'è, inverti i due schermi, perché vediamo quello da presentatore e non vediamo quello da... Allora, dove in alto? Aspettate un attimo. Ok, vabbè, facciamo così, che faccio prima, così non, così lo vedete direttamente, poi dopo, così lo vedete come schermo che posso portare. No, non vedo più la condivisione, se può rimettere la condivisione. Ok, scusate, che vergogna che sono, no, iniziate da ragionare adesso. No, ci siamo. Ok, faccio lezione tutto il giorno, ma ormai non ne posso più. Allora, vi dicevo che il discorso su cui vorrei partire è del fatto che l'intelligenza artificiale
ormai sappiamo che ha molte facce, no? Ha molte facce nel senso che ha molte tecnologie all'interno, ha molte capacità, ha molti modi di essere utilizzata. Vi ripeto, io parlerò dell'AI dal punto di vista meramente, insomma, per quello che è, cioè di una grande tecnologia informatica che ha diverse facce, diverse tecnologie all'interno. Il fatto che abbia usato le facce è perché sapete benissimo che questo è uno degli argomenti su cui l'intelligenza artificiale è stata più potente e sicuramente anche una delle più affascinanti. Questo che vedete forse lo conoscete tutti, è un sistema che è stato presentato qualche anno fa dai ricercatori di Nvidia, poi migliorato, si chiamano Progressive GANs, cioè sono delle reti generative che sono utilizzate per generare dei dati, in questo caso generare delle facce che non esistono. Noi lavoriamo moltissimo con reti generative, non tanto per le facce, ma magari per generare a livello industriale dei nuovi prototipi o per generare delle, insomma, delle informazioni nuove, in qualche modo ottimizzando e mettendo assieme le informazioni che già abbiamo. Queste facce sono bellissime, sembrano realmente vere, ma potete capire benissimo che sono state fatte interpolando in un modo piuttosto complicato parti di facce esistenti. Quindi sono nate dal fatto che esistono dei dati esistenti e la rete artificiale non ha fatto altro che prendere le conoscenze umane, in questo caso delle facce che sono state selezionate per poter essere messe assieme. Ho soltanto due slide che riguardano me stessa, ma e quindi ve le propongo ma molto velocemente, anche se tutto è stato già detto, ma non tanto me stessa quanto quello che faccio dentro il laboratorio Modena. Modena abbiamo ormai da 20 anni un laboratorio che si chiama Image Lab, dove facciamo tendenzialmente la parte visuale dell'intelligenza artificiale, cioè computer vision, deep learning, ci occupiamo anche di generazione di linguaggio, di human robot, human vehicle interaction e di applicazioni in un sacco di cose diverse. Abbiamo un laboratorio congiunto con Ferrari e sono arrivata adesso perché in questo momento adesso sta finendo una lezione che il chief architect di Ferrari sta facendo ai miei studenti, visto che insegno AI for automotive, quindi ci siamo cambiati. E l'altra cosa, siamo un nodo del laboratorio Cini e da quest'anno praticamente siamo diventati anche uno dei nodi del progetto Nvidia di AI Technical Center. Lavoriamo quindi in stretto contatto con loro anche a livello europeo, perché siamo anche una delle 3 unità italiane della rete europea di ELLIS di laboratori di ricerca. Il Cini me l'ha già citato prima, non è argomento di oggi assolutamente, come direttore di questo centro del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica, non posso far altro che non parlare, tra l'altro il Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica mette assieme gli informatici e gli ingegneri informatici, il cui nostro presidente è il professor Paolo Azzeni della vostra università, quindi mi fa solo piacere salutarlo virtualmente e dire che effettivamente stiamo lavorando, ormai siamo una rete di 55 nodi, più di 1000 docenti in giro per l'Italia, e per cui insomma l'intelligenza artificiale in Italia sta muovendosi. La definizione che uso sempre, e vado veloce perché ormai tutti sappiamo cos'è l'AI, anzi questo è un tema ormai già nato, però mi interessa utilizzare questa che è la definizione che è stata data dalla comunità europea in aprile 2018, perché mi piace molto, perché ci dice che l'AI adesso si occupa e si riferisce a dei sistemi, quindi non è soltanto puro algoritmo, pura idea, ma è qualcosa di iperconcreto, sia software che hardware che sia, che fa tendenzialmente 3 cose, cioè è capace di analizzare l'ambiente attraverso la visione, il linguaggio, i sensori IoT e tutto quello che c'è, è capace di avere un comportamento intelligente, mi scuso che qua ci manca una M, ed è anche in grado di intraprendere azioni, che poi l'azione sia un robot mobile o sia un sistema di raccomandazione, questo poco cambia, però con un certo grado di autonomia e per progetti specifici. Veramente questo è un grande salto che ha portato la comunità europea rispetto alle definizioni che sono state date in giro per il mondo, perché ha riportato il fatto che
L'intelligenza artificiale non deve per forza essere una copia dell'intelligenza umana, ma vuole mantenere un certo grado di autonomia, e quindi non totale, e per progetti specifici, cioè con un obiettivo specifico che di fatto è quello che è dato dal progettista che la fa e dall'utilizzatore che la utilizza. Infatti è per questo che stiamo iniziando a utilizzare questo neologismo di intelligenza artificiale umanocentrica. È un neologismo in Italia che può far accapponare la pelle, mi scuso, dei miei colleghi umanisti, visto che in italiano si dice antropocentrica, però è un ritorno dall'inglese che è un ritorno dal latino, e quindi insomma lo accettiamo per le nostre origini. Quello che mi interessa raccontarvi è che ormai l'intelligenza artificiale è completamente cambiata, non è più necessariamente antropomorfica, non è più interessata a copiare necessariamente l'intelligenza artificiale umana, ma almeno nella nostra visione italiana ed europea vuole rimanere centrata sull'essere umano. Cosa intendo dal fatto che non è più antropomorfica? Visto che mi sto collegando e sono collegate non solo con studenti ma con colleghi e con colleghi esperti, chi come me ha una lunga storia di intelligenza artificiale era abituato a utilizzare un AI che aveva lo scopo di esplicitare la conoscenza umana. Queste sono due immagini che ho preso dagli fine anni 90 del 2000, insomma cosa su cui ho lavorato anch'io e probabilmente molti di noi, i sistemi esperti da una parte, che quindi hanno lo scopo di rappresentare la base di conoscenza umana in modo esplicito, in modo molto chiaro, magari come un albero, come vedete qua, per poter mettere nella macchina i nostri modelli logici, i nostri modi di lavorare, la nostra conoscenza in modo esplicito. Quello che vedete a destra è una cosa un po', questa a destra invece è una cosa su cui io lavoro davvero tanti anni, che è invece una parte di visione artificiale per riconoscere che cosa c'è di saliente, la saliency, in un'immagine. Se guardate quell'immaginina piccolina è ovvio che la parte saliente che vi viene in mente sono i dollaroni che ci sono sotto l'albero, e il fatto di poter vedere questo nel nostro cervello è dovuto al fatto che mettiamo assieme dei concetti come il colore, la forma, l'intensità. Quindi fino a poco tempo fa anche nella visione artificiale la conoscenza era di fatto esplicita e definita dall'essere umano che cercava di rappresentare il proprio modo di ragionare in modo esplicito attraverso una macchina. Quindi se voglio cercare qualcosa di interessante deve avere un colore diverso, deve avere un'intensità diversa, delle orientazioni diverse. Questi due modi di lavorare, cioè in cui abbiamo la conoscenza esplicita dell'essere umano, non sono passati di moda, nel senso che se si lavora ancora moltissimo, ma sono stati affiancati da dei modelli che invece sono i modelli neurali. Io diciamo, ho avuto la fortuna di lavorarci dal 91 quando ho fatto il dottorato su queste cose, poi dopo insomma, ho modificato in parte la mia attività, ma poi ci sono ritornato in fretta da tanti tanti anni. Il fatto di utilizzare delle reti neurali che assomigliano un po' a quelle dell'essere umano è stato proprio anche la volontà di avere un'imitazione anche fisiologica di come ragioniamo noi. Questa è la classica rete neurale che vuole classificare un cane, che quindi utilizza tanti neuroni in cascata. Bene, il mondo, secondo me, nel 2020 è decisamente cambiato. È cambiato perché nel 2020 non abbiamo più alcuna necessità di essere assolutamente antropomorfici e stiamo realizzando delle reti neurali artificiali, dei sistemi di AI che sono assolutamente complessi, con un grado di complessità simile a quello di parte del cervello, però fatti in modo completamente diverso. Faccio un esempio di questo. Questa è una rete self-attentiva, non so se avete sentito parlare perché ormai entra nella GPT-3. Bene, questo ha lo stesso, questo l'abbiamo fatto noi, però usa lo stesso modello interno, che è quello di avere delle reti self-attentive che non hanno niente a che vedere con le reti convolutive, insomma neurali classiche della visione, e questa è una cosa che serve per passare da un'immagine a generare una frase che ne corrisponde. Solo questo piccolo pezzo che corrisponde un po' al passaggio blu dalla parte della visione alla generazione del linguaggio
anche in questa macchina che hanno fatto dei miei dottorandi, in qualche modo ha 38 milioni di parametri. Parametri possono corrispondere delle sinapsi, in qualche modo. Sappiamo che noi ne abbiamo 10 alla 18 nel nostro cervello, quindi una dimensione molto più grande, però questo fa una piccola cosa, e quindi per la piccola cosa che fa ha la stessa dimensione di quello che c'è nel nostro cervello, solo che è fatto in un modo completamente diverso. La differenza è che noi vogliamo cercare di codificare all'interno di un modello che non è più antropomorfico, però qualcosa che invece è simile all'esperienza umana, sia detto in modo esplicita e sia detto in modo implicita. Domande che ci facciamo adesso: ma l'AI è diventata più intelligente dell'essere umano? Questa è una domanda che voi provate a dire di no. In realtà sì, per molti casi è assolutamente più intelligente, se noi definiamo intelligenza come quel processo per ottenere un obiettivo specifico in alcune parti. Sicuramente sì, in molti casi funziona meglio che l'essere umano, ma non ci dobbiamo per questo avere nessun tipo di problema. Una calcolatrice da 3 euro fa i calcoli molto meglio di noi, viviamo bene ugualmente, no? Però vi faccio vedere 3 esempi che ho preso a caso tra quello che stiamo facendo. Questo è un lavoro che abbiamo presentato quest'estate, proprio di quello che si chiama image captioning, cioè la possibilità di descrivere con una frase molto concisa quello che un AI vede da un'immagine. Poi sono andata a vedere guardate il primo. Lo human ground truth, cioè quello scritto da un essere umano, è cat looking at his reflection in the mirror. Il nostro sistema dice cat looking at its reflection in the mirror, almeno grammaticamente più corretto. Così come, per esempio, ha capacità di generalizzare, perché parla di breakfast food, cioè ha riconosciuto che questo è un classico piatto di breakfast, e così è anche più dettagliato, perché se andate a vedere il terzo non dice soltanto che c'è un camion vicino a un covone di fieno, ma è un camion verde. Quindi di fatto, se riceve tanti dati, se ha un'architettura fatta apposta, se è, io ho molto più spirito sugli algoritmi che non sui dati, però può generalizzare l'esperienza umana. Quindi diventa uno strumento assolutamente utile per poter lavorare assieme all'essere umano e dargli una potenza maggiore in tutte le attività che sta facendo. Ve ne faccio vedere un altro che invece non è mio, ma che mi piace moltissimo anche semplicemente come donna. Questo è un lavoro che è stato fatto, è stato presentato l'anno scorso all'MIT, che è un lavoro sulla previsione a 5 anni se una mammografia come quella che vedete a sinistra può fra 5 anni degenerare in un tumore. Questa è la classica cosa che vorremmo tanto sapere noi donne: se una radiografia buona oggi, cosa succederà fra 5 anni. Benissimo, anche i medici più esperti con le tecnologie attuali hanno un rate di successo nella previsione del rischio che non supera il 18%. Cioè, quindi ti dicono no, non ce la facciamo, bisogna fare altre mammografie. Questi sistemi che hanno iniziato a elaborare 88.000 radiografie, si sono viste 40.000 donne con delle architetture speciali, intanto adesso iniziano ad arrivare al 30%. Non abbiamo risolto il problema, però sicuramente è un grossissimo vantaggio per l'essere umano, uomo o donna che sia, per poter in qualche modo attaccare le malattie. E questo è un po' la direzione su cui io credo che l'intelligenza artificiale nel nostro continente debba andare. E visto che pure sono di Modena, non posso non citare il Pico della Mirandola, visto che è di casa mia, e che 500 anni fa ha iniziato a parlare del sistema umanocentrico, o comunque del fatto che l'uomo deve essere al centro di tutte le cose. Sappiamo benissimo che non è vero, l'uomo non è al centro di niente, siamo all'interno di galassie di grandi dimensioni, l'ambiente forse e la natura stessa è al centro del nostro universo, ma visto che noi abbiamo delle capacità che tutti gli altri esseri animali non hanno, io penso che il fatto che come nel 500 anni fa si parlava del fatto che l'essere umano non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano, artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto, a me piacerebbe prendere questa frase e riportarla anche come l'obiettivo forte dell'intelligenza artificiale, che deve essere fatta da un essere umano libero, sovrano e artefice della propria attività,
è anche eticamente corretto. Chiaramente questo già per Piccolo della Mirandola era per definizione, ma dovremmo ricordarcelo sempre, per plasmare e scolpire nella forma che abbiamo prescelto un'intelligenza che si assimila a noi. Questo termine, come vi dicevo, AI non è mio, AI humano-centric, perché è stato studiato e definito a livello della comunità europea ormai da più di un anno. Questo è un tema, questo è una, diciamo, un documento che secondo me va letto, della comunità europea dell'anno scorso, che è poi alla base del libro bianco su cui, che è stato pubblicato nel febbraio di quest'anno, dove non so, penso che magari salterò queste parti perché credo che su questo probabilmente anche i miei colleghi se ne parleranno dopo. So che ci sarà anche Francesca Rossi, che è stata una delle, diciamo, delle mie colleghe che saluto, che è stata anche una delle artefici della scrittura di questi documenti, quindi lascio a lei la maternità di questi punti. Però è vero che in questo momento in Comunità Europea ci stiamo lavorando tantissimo, c'è anche un progetto europeo che si chiama Human AI Net, dove siamo coinvolti, comunità italiana del CINI, proprio per cercare di capire come riusciamo a realizzare questa intelligenza artificiale che sia da una parte controllata dall'essere umano, ma che sia robusta e sicura e che, oltre ad essere garantista nei confronti di tutto l'essere umano, sia anche capace di fare delle cose. E infatti attorno al titolo che avevo utilizzato io, perché questo è uno spoiler di quello che sta per succedere nella comunità europea, queste sono quattro righe che ho rubato dal draft del Work Program 2021-2027 dell'Horizon Europe, quindi diciamo stanno per partire dei progetti specifici a livello europeo su questo, e queste quattro righe che mi sono permessa di rubare raccontano proprio il fatto che molte delle proposte che l'Europa si aspetta nei prossimi anni dal punto di vista della progettazione si riferiscono al fatto di lavorare come livelli di percezione, di interazione, di collaborazione e di empatia tra gli esseri umani e gli AI per lavorare assieme. Quindi human empowerment non vuol dire soltanto creare degli oggetti che possano essere usati dagli esseri umani, ma creare una comune, soggettiva ed oggettiva intelligenza artificiale che possa essere nata per collaborare assieme. Diciamo, lo human empowerment si declina in un sacco di modi diversi. Naturalmente parte si declina col fatto che l'intelligenza artificiale nasce per farci vivere meglio e per essere progettata per l'essere umano, no? Quindi qua sono due o tre esempi di cose che stiamo facendo noi, perché erano mie immagini, ma valgono anche le prime due, la terza no, perché vale dappertutto. Ovviamente sapete che nell'ambito dell'automotive il fatto di poter usare sistemi di visione artificiale capaci di vedere dove sono le persone, questa immagine, come vedete, non è stata disegnata a mano, ma è stata una rete neurale, un sistema di apprendimento automatico che ha imparato cos'è persone, cos'è auto, cos'è cielo e cos'è semaforo, e li ha colorati in modo diverso, quindi ogni colore corrisponde ad una classe. Naturalmente questo è fatto non solo per l'auto autonoma, che comunque sarà fatta per l'essere umano per evitare un sacco di incidenti che noi non siamo capaci di evitare, ma anche semplicemente per la safety del guidatore e di chi c'è attorno. Il fatto che noi utilizziamo un ambito del fashion serve sicuramente, probabilmente in questo momento di Covid ancora di più, per permetterci di lavorare online e quindi di fare, questa è una cosa che stiamo facendo con Yux e Net-a-Porter, e il fatto che si lavori su immagini radiografiche è abbastanza ovvio che serve per la sostenibilità economica delle nostre aziende, ma sociale ed anche ambientale di quello che facciamo. Progettata per l'essere umano, di nuovo faccio un'ultima pubblicità a quello che stiamo facendo, visto che questo sono con l'intenta che i miei dottorandi su questo abbiano lavorato giorno e notte durante il periodo Covid, febbraio-giugno, per fare questo sistema che quest'estate ha vinto anche un po' di premi europei, per non solo predire la presenza di persone in 3D dove si trovano, ma soprattutto, cose importanti, capire le mappe del rischio. Vi faccio vedere questo perché questo è un esempio che mi piace. Questo è un sistema che sta lavorando da due o tre mesi in Anagrafe a Modena e che ci mostra che
chi ha progettato, mi spiace per il Comune di Modena, ma chi ha progettato la line per entrare non aveva capito che le persone in linea non ci stanno e che quindi se andate a vedere, questa è l'occupation map nell'ultime 2 o 3 ore quando era stata presa, le persone si accalcano tutti davanti e qua di dietro non ci vanno mai. E quindi suggerimento, metteteci una bella pianta lì davanti se volete il distanziamento per farlo in modo diverso. Ecco, questi sistemi nascono proprio per poter, diciamo, migliorare l'aspetto umano sociale, ma anche l'empowerment del lavoro. Andiamo nella direzione collaborativa. Tutto il mondo della robotica collaborativa nasce dal fatto che i robot, che in molti casi sono molto, hanno una maggiore power degli esseri umani, però devono lavorare con gli esseri umani. Fino adesso collaborative robotics, non so se è un termine che, diciamo, voi utilizzate, noi utilizziamo moltissimo, abbiamo avuto anche adesso un progetto europeo con questo, però si usa soltanto per dire i robot depotenziati in qualche modo per poter non lavorare, non uccidere, non far del male all'essere umano. E la prossima generazione deve far di più, deve proprio lavorare assieme, imparare assieme nuovi task. E se ne avete voglia, vi cito questo articolo che a me è piaciuto molto di 2 anni fa, che deriva dall'Harvard Business Review, che si chiama proprio Collaborative Intelligence, Human AI are Joining Force. Guardate che bella questa immagine dove fa vedere dove, diciamo, come si lavora assieme tra esseri umani ed esseri artificiali. E vi cito queste 2 frasi da, diciamo, take it home, che fa vedere come da una parte le macchine possono assistere gli umani per amplificare le proprie potenze cognitive, per interagire con i customer e gli employers, per, diciamo, mettere al proprio interno anche fisico le capacità umane, l'abbiamo visto prima, e tutti i sistemi cyber per poter lavorare assieme. Ma dall'altra parte ci sarà sempre bisogno di creare nuovi posti di lavoro per far sì che gli esseri umani possano assistere le macchine e insegnare alle macchine in modo implicito e esplicito quello che stanno facendo per fare certi task e anche per spiegare certi task, perché la parte di explainable AI diventa davvero importante in modo tale che non siano, cioè che sia accettabile per gli utenti e per chi ci lavora, e anche per sostenere l'uso responsabile delle macchine, per esempio, diciamo, non solo di questo era un esempio fisico, ma anche dal punto di vista etico. Sempre un altro esempio che mostro sempre perché mi piace, perché deriva da casa mia, quindi l'abbiamo fatto noi e quindi posso utilizzarlo, è questo. Queste sono 2 reti neurali che sono state addestrate, quello di sinistra, bottom up saliency, per fare, diciamo, per comportarsi come un passeggero, cioè guarda in giro o guarda dappertutto, quello di destra per comportarsi come un guidatore e quindi è focalizzato sul task di guidare. Bene, per ottenere questi risultati che sono davvero molto simili a quello che fa l'essere umano, noi abbiamo imparato su centinaia, mezzo milione di frame, tantissimi video e tutto il resto, che però sono stati annotati da esseri umani, non in modo esplicito, altrimenti non ce l'avremmo mai fatto, ma usando i tracker e altri sistemi, quindi è la macchina che assieme all'uomo ha insegnato alla macchina come fare questo tipo di operazione. Adesso l'ho resa molto filosofica, ma dal punto di vista tecnologico il fatto di cooperare assieme fa sì che le macchine possano imparare, perché abbiamo bisogno di decine di migliaia di ore di GPU, se non ci fosse il Cineca non riusciremmo a lavorare, ma abbiamo bisogno anche di quantità di dati annotati in modo più o meno automatico da esseri umani. Sto dicendo magari cose che sono quasi banalità, però insomma credo che siano importanti. E visto che ci sono i lati positivi della medaglia, naturalmente ci sono anche gli altri lati, e quindi il fatto di essere antropocentrica significa che noi dobbiamo fare uno sforzo per progettare by design intelligenza artificiale che da una parte ci piaccia, quindi che sia affidabile, che sia etica, che sia spiegabile, che sia trasparente, quindi che si possa capire cosa sta succedendo all'interno, che sia certificabile, che quindi un'azienda lo possa utilizzare senza pensare che sta utilizzando chissà che meccanismo. Questo aspetto
per noi che lavoriamo con l'industria è importantissimo, perché l'industria, per poter aggredire questo mercato, deve poter essere sicura che il sistema che sta utilizzando gode di particolari, diciamo, timbri di certificazioni italiane ed europee, che sia sicura. Ma dall'altra parte c'è qualcosa di più. Sappiamo benissimo come l'AI, utilizzato in modo sbagliato, volontariamente sbagliato o in modo negligente, perché sono entrambi i problemi grossi, il fatto da una parte di non conoscere come funziona dal punto di vista tecnico, e dall'altro di conoscere fin troppo e quindi di volerne fare un dual use, ci permette incredibilmente di fare tutto quello che noi sappiamo e che non vogliamo che succeda, come la quantità di fake news che vengono prodotte in questi giorni. Leggevo solo stamattina il report europeo sulle fake news che arrivano da alcuni siti, diciamo, dell'East Europe per le ultime elezioni americane. I problemi di gender issue ovviamente mi stanno particolarmente a cuore, però il fatto che anche nel mondo americano ci siano soltanto il 10% di donne che lavorano in machine learning non mi fa pensare che questo sia nato semplicemente da una scelta umana, ma è anche dovuto al fatto che si usano degli algoritmi poco intelligenti o poco equi, che utilizzando la storia passata non fanno altro che replicare la storia passata nel presente e continuare a prendere ricercatori dello stesso tipo. Ma poi qua aprirei un altro grande, diciamo, baratro, perché le studentesse non si iscrivono all'ingegneria, quindi è inutile che, diciamo, per forza anche fra 10 anni avremo lo stesso problema. Se delle studentesse si ascoltano, mi dispiace perché qua siamo in un altro mondo, però se avete sorelle e fratelli, portateli anche dell'ingegneria. Ok, e finisco per dire che naturalmente il dual use si usa anche molto in ambito cyber, in ambito della sicurezza. Il fatto che ci sia un altro argomento che a me interessa moltissimo, il fatto che l'intelligenza artificiale può essere fregata come noi freghiamo l'intelligenza umana, non soltanto dal punto di vista visuale o auditivo, ma ci sono quelli che si chiamano adversarial attack, cioè il capire quali sono i limiti di questa intelligenza e come noi possiamo mitigarli per poter realizzare effettivamente nel prossimo futuro un AI degna di fiducia. Sto finendo, ho solo due citazioni che mi piacciono molto. Vi stavo dicendo che questa non, capisco che ha grossissime implicazioni etiche nell'educazione, nella filosofia, ma anche grosse implicazioni industriali, e questo cito il professor Andrew Blake, caro amico della Microsoft Research Cambridge, che è uno dei promotori del PPP in AI che si sta realizzando in Europa, del public procurement, diciamo del private public procurement project che si sta facendo in Europa, ed è anche stato il direttore dell'Alan Turing Institute e un membro della nostra rete ELIS, che effettivamente pone l'accento sul fatto che abbiamo bisogno di regolare in qualche modo l'AI, non solo per limitarla ma anche per poterla adottare nel modo migliore possibile all'interno della nostra industria, della nostra società. Ultimissima slide, altro spoiler, noi abbiamo, come è stato detto, vi ringrazio, sono il coordinatore del gruppo di lavoro del MUR adesso, sull'intelligenza artificiale, assieme a tanti colleghi iper esperti, e tra l'altro non solo informatici, perché con noi c'è anche un medico, un matematico, un fisico, insomma siamo stati abbastanza multidisciplinari, e in questo programma nazionale per la ricerca, il grande ambito, che è stato consegnato venerdì scorso e quindi adesso sarà riformattato e poi, diciamo, deve passare attraverso gli organi politici, quindi dovrà essere accettato e discusso, però una frase a cui tengo molto è che questi concetti di costruire una human-centric AI non sono soltanto dichiarazioni di intenti, ma sono postulati fondamentali per uno sviluppo a breve e medio termine di metodologie e di tecnologie adeguate. Quindi dobbiamo studiare veramente come farlo nel modo migliore, e che non sia soltanto una dichiarazione di intenti, ma che ci porti a una nuova generazione di prodotti, faccio il tifo, spero italiani oltre che europei,
di questa situazione. Io con questo vi ringrazio, sono a vostra disposizione per le domande. Abbiamo pubblicato questo documento che si chiama AI for Future Italy, a parte del nostro laboratorio CINI, che trovate sul sito del CINI, trovate un po' in giro, e dove un po' queste cose sono state discusse prima del lockdown in gennaio e poi dopo durante tutto il lockdown. E quindi sono a vostra disposizione e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie, grazie mille. E io già so che c'è il nostro collega Mauro Mezzini che freme per fare delle domande. Io sono ingegnere informatico, ma prestato alla pedagogia, adesso sono professore associato di pedagogia, mentre invece Mauro è proprio un informatico puro al 100% che sta qui da noi, e quindi so che insomma ha milioni di domande, Mauro qualcuna, non tutte. Non la sentiamo, se vuole puoi accendere il microfono, intanto passo il palco a Mauro. Prego Mauro. Allora, salve, io volevo ringraziare intanto la professoressa Cucchiara perché è un intervento preziosissimo che ci ha dato la possibilità di vedere come il punto di riferimento dell'intelligenza artificiale, della ricerca nell'intelligenza artificiale, i migliori laboratori si stanno muovendo e il lavoro che stanno facendo, quindi per me è stata preziosissimo e veramente interessante come contributo. Volevo fare una domanda abbastanza tecnica, diciamo, per quanto riguarda lo stato, diciamo, dell'arte nella ricerca del machine learning, diciamo, applicato in particolare alle reti neurali. Cioè, io ho visto nella mia esperienza, negli studi che ho potuto fare fino adesso, che la metodologia di ricerca in questo campo si basa su delle challenge, cioè una sorta di benchmark che viene posto, viene progettato in un certo modo, e dopodiché tutti i ricercatori cercano di competere con questo, in questo benchmark, e quindi chi vince poi ha trovato la soluzione migliore, cioè chi fa il risultato migliore rispetto a quel benchmark, e di anno in anno ci sono questi benchmark, c'è Imaginet, c'è Coco Challenge della Microsoft, c'è Facebook, adesso io poi non li ho seguiti tutti, ma si ripetono periodicamente. Per cui c'è questo modo di avanzare nella tecnologia, ma nella conoscenza anche di base, che è un po' così, sembra è riduttivo dirlo, però un po' a tentoni, un po' empirico. Che cosa si è fatto che lei sappia, diciamo, per migliorare questa cosa? Perché un po' andare così empiricamente, cioè nella costruzione, quindi partiamo poi dall'allenamento delle reti neurali. Cosa si è fatto che lei sappia di avanzamento importante per quanto riguarda appunto capire qual è il modo migliore, più rapido e più efficace per allenare una rete neurale che abbia quel certo grado di accuratezza, quel certo grado di generalizzazione o quel certo grado di specializzazione? A volte non si vuole generalizzare ma si vuole specializzare. Ecco, così, ecco, visto che faccio, è una domanda grossa, credo. Intanto grazie della domanda, e mi permetto di, insomma, usiamo il tu visto che siamo colleghi. È ovvio, questa è la domanda che mi ha fatto studiare le reti neurali 20 anni fa e me li ha fatta pure abbandonare, perché come, diciamo, come studiosa mi sembrava un antiproblema quello di dover ottimizzare dei parametri senza sapere di preciso come lavorare. Devo dire che il mondo credo che sia assolutamente cambiato, e il mondo empirico non è legato necessariamente alle challenge, cioè le challenge è un modo per poter creare delle comunità per cui uno si inventa un problema, non lo sa risolvere da solo, e questo porta le challenge sulla comunità. Ovviamente questo ha sotto delle implicazioni commerciali enormi, perché la maggior parte delle challenge deriva dalle grandi multinazionali che così fa lavorare gratis miliardi di studiosi, no miliardi no, ma migliaia di studiosi in giro per il mondo, lo sappiamo benissimo, perché poi noi siamo molto sciocchi, facciamo il nostro algoritmo, presentiamo il nostro paper, non lo brevettiamo, e quindi se troviamo qualcosa dal punto di vista commerciale viene utilizzato, però è un modello che in qualche modo adesso sta uscendo dalle grandi aziende e sta diventando importante anche per le altre aziende, quindi
anche in Europa adesso, se c'è un problema che non è risolto, la prima cosa che si fa a livello industriale si dice: mi date a disposizione dei dati che posso mettere a disposizione da tutta la comunità affinché non ci lavori soltanto io e ci lavorino anche gli altri. Quindi questo è un discorso che esula l'aspetto teorico, ma è un modus operandi che secondo me non è male, perché ci porta, se è diciamo consapevole, se non è, perché ci porta a lavorare assieme nella comunità, no? E quindi a poter dire, poi adesso poi entriamo nel discorso che noi non proteggiamo il nostro risultato intellettuale, questo è un altro problema enorme, però che andrebbe fatto a livello italiano, ma lasciamo stare. Però questo è un aspetto di metodologia. L'altro discorso che invece è molto più importante, cioè di capire non soltanto come funzionano facendo prove empiriche, direi di ingegneria muscolare, cioè di provare a mettere insieme tutte queste cose, ma di provare a capire i modelli, per esempio, di convergenza, il perché alcune funzioni funzionano meglio e altre. Devo dire che anche su questo c'è tanto lavoro, nessuno è arrivato ad una soluzione, cioè ci sono delle soluzioni che però sono vere per sistemi così piccoli che poi sappiamo quando, dal punto di vista in matematica, tutto è molto più puro e molto più facile, in ambienti ingegneristici dove c'è una parte lineare e non lineare tutto si sfuma, però ti consiglierei di leggere per esempio alcuni lavori che ha fatto Naftali Tisby, Naftali Tisby è professore di scienze cognitive alla Hebrew University. Naftali ha presentato l'anno scorso ad un workshop di NIPS, però l'ha portato in EURIPS, poi l'ha portato avanti, diciamo con modelli abbastanza piccoli, degli studi interessanti sul perché non basta fermarsi al primo ritorno della convergenza, ma sia necessario continuare il, diciamo, quanti tipi di dati servono rispetto alla dimensione del modello. Queste sono piccole cose, ma che sono cose importanti per capire che a volte mettere troppi dati non servono. Noi stiamo lavorando per esempio in un ambito opposto, cioè quello della distillation, e di capire se invece, data una rete enorme, c'è tanta roba che non serve, e quindi che se c'è un modello che ci dice come possiamo eliminare, non da tentoni, ma perché, in che modo possiamo ottimizzare le funzioni di costo per eliminare le parti della rete che non servono. C'è tantissimo lavoro su questo, ed è per questo motivo, e termino, che a livello del Piano Nazionale di Ricerca noi abbiamo spostato l'accento non soltanto sulle applicazioni, ma anche sulla ricerca fondazionale. Spero, e sono abbastanza, le mie speranze spero che non siano vane, che il nostro Ministero della Ricerca metterà dei fondi sulla ricerca di base. Ricerca di base, in questo caso ricerca di base informatica, cioè proprio non soltanto sulle applicazioni, perché visto che su questo non c'è un punto fermo a livello mondiale e in Italia siamo bravini, secondo me è giusto che ci lavoriamo anche noi, poi servono infinitamente le applicazioni, sono ingegneria, come avete capito, insomma vivo di questo, però è assolutamente importante che il progresso delle AI nel prossimo futuro passa attraverso una modellizzazione seria. Grazie mille. Io in realtà invece ho visto ci sono altre due domande all'interno della chat, partirei da quella che secondo me forse è un po' più ampia come respiro, la leggo, dice: quale approccio etico mette in campo quando progetta agenti di intelligenza artificiale? Mi rendo conto che è abbastanza ampia come domanda, però insomma magari... Sì, no, in due minuti. Grazie. Ripeto, non volevo parlarne più di tanto, semplicemente perché ho visto il programma e mi sembrava corretto non sovrappormi rispetto ad altri interventi successivi. E anche la parola etica è una parola che va definita in modi diversi, perché è ovvio che la nostra etica occidentale è diversa dalla etica di altre società e di altre civiltà, no? Quindi mi riferisco all'etica secondo quelli che sono i nostri parametri italiani e europei, che riguardano il rispetto dell'essere umano in tutte le sue forme, del suo pensiero, della democrazia, della equità. E questo, però, questi concetti poi come si realizzano all'interno in pratica? Beh, in pratica si realizzano nel cercare di prevedere, nel momento in cui si progettano dei sistemi complessi, quali sono i punti bui, cioè i punti che
potranno creare degli errori. Vi dicevo prima il discorso dell'adversarial learning, cioè che cosa non abbiamo pensato per realizzare questo, e soprattutto dal punto di vista dei dati, fare in modo che i dati non solo siano completi, ma siano corretti dal punto di vista etico. Perché visto che queste reti artificiali di fatto non fanno altro che imparare in modo implicito o esplicito la nostra esperienza, se io passo un'esperienza non etica è ovvio che povera rete non potrà imparare nulla di etico. Ma questo, devo dire, sentivo stamattina alle 8:30 ingegner Favoretto in Ferrari, esattamente la stessa cosa che un ingegnere meccanico mette nel momento in cui mi stava spiegando che in Italia ed in Europa è importante avere i crash test sia per il driver che per il passeggero. In mondi asiatici il crash test viene fatto solo per il driver, perché è quello che compra la macchina. Quindi il concetto di etica si mette in tutti i lati dell'ingegneria, e mi piacerebbe tanto che ci fosse un esame obbligatorio in ingegneria che non sia soltanto l'aspetto economico, l'aspetto legislativo, ma sia veramente l'aspetto etico, perché quando poi lo raccontiamo ai nostri studenti al quinto anno è troppo tardi, quindi bisognerebbe partire da prima. Grazie, assolutamente d'accordo, e in realtà sì, noi qui ci concentriamo proprio sul problema etico. Io mi permetto di abusare della sua pazienza, perché mi interessa molto anche l'altra domanda che hanno fatto in chat, vado a leggerla, che dice: quali sono dal suo punto di vista i punti di forza e di debolezza dell'aspetto deterministico, tra parentesi, dei modelli predittivi dell'intelligenza artificiale? Anche questa penso sia abbastanza vasta, però sì, poi adesso chiedo magari a chi l'ha scritta magari di specificarmi meglio cosa intende l'aspetto deterministico dei modelli predittivi, però nel senso che, allora, i modelli predittivi possono essere, che è uno degli argomenti importanti di questi ultimi 2 o 3 anni nell'AI, sia che sia nell'ambito industriale, nell'ambito dei comportamenti umani, nei recommendation system, ovunque, cerca di non solo capire cosa è successo nel futuro, ma prevedere cosa succederà nel prossimo futuro, dai voti politici a qualsiasi cosa. L'aspetto deterministico per definizione non c'è in un modello predittivo, perché sono tutti modelli probabilistici. La differenza che c'è è che alcuni modelli probabilistici si basano su un modello probabilistico con un modello fatto dall'essere umano, tipo io so che i dati sono attorno a un valore medio con un po' di varianze, quindi penso che un modello a campana gaussiana sia un modello corretto, e quindi il modello viene fatto dall'essere umano. E diciamo la dimensione di questo modello, i parametri del modello magari sono imparati dai dati. Quando si usa una rete neurale anche il modello viene imparato dalla rete, e quindi diciamo la funzione che ottimizza questa predizione viene di fatto fatta all'interno della rete. I punti di forza e di debolezza sono esattamente in entrambi. Quando si fanno modelli impredittivi servono 2 cose, modelli e dati. Quindi fonti di forza e di debolezza sono che tipo di modello sto facendo o sto facendo fare la macchina. Entro nel dettaglio, per tutti quelli che sanno le reti neurali, sanno che le reti neurali si addestrano con una funzione che quando ero piccola si chiamava delta rule, ma adesso si chiama funzione di perdita, si chiama loss function, che ci dice quanto quello che stiamo imparando è diverso rispetto ai dati diciamo in modo supervisionato. Poi ci sono le reti non supervisionate, self supervisionate con rinforzo, ma sono, diciamo, non entriamo nei dettagli. Quello che vedete è che quindi è che nel progettista che ha deciso qual è questa funzione di costo, qua c'è il buono e il cattivo, cioè se l'ha progettata bene probabilmente si va in una direzione corretta, altrimenti no. E poi nei dati che sono stati utilizzati. Adesso diciamo sono in contatto con molti colleghi americani, soprattutto nella West Coast, che hanno lavorato in questi mesi per le predizioni delle elezioni di oggi. Dopo a posteriori vedremo quanto ci sono riusciti, mettiamola così. Io la ringrazio, l'ultima, veramente non voglio abusare della pazienza. No, tranquillo. Continuano ad arrivare domande. Una invece da Alex dice: cosa pensa dei rischi legati ad esempio alle automobili guidabili da remoto, sì, dell'hacking di una Tesla o altre simili amenità? Sì, dico che
Dico che sono esattamente lo stesso tipo di problema che abbiamo quando un hacker può entrare nel sistema di una banca e decide di cambiargli dei parametri degli algoritmi, non dare il feed ad un'azienda che diciamo, che fallisce e l'imprenditore si suicida, esattamente nello stesso senso. Sto esagerando, però i problemi esistono tantissimo. Non sono soltanto auto guidabili da remoto, ma guidabili internamente. Tutti questi sistemi più diventano autonomi e quindi più devono essere sicuri. Quindi l'intelligenza artificiale e la cyber security sono due discipline informatiche parallele, ma che devono entrambi lavorare assieme, lavorare in modo estremamente congiunto. La cyber security serve l'AI e l'AI serve per migliorare la cyber security. Perché assolutamente, ma guardate che non è soltanto un problema di un'auto autonoma, perché adesso tutte le nostre auto sono collegate. Pensate, se un hacker entra nelle nostre auto, ci cambia la centralina elettrica da una parte per la gestione dei freni, oppure ci cambia l'altra parte. E quindi questo è un grossissimo dilemma che si sta discutendo. Adesso io appunto insegno questa Mooner è la Motor Vehicle Academy University dell'Emilia Romagna, che è messa assieme le nostre quattro università dell'Emilia Romagna, perché questo è un argomento importantissimo per i costruttori di auto: se lavorare tutto in sistemi embedded, quindi tutto interno, non comunicando con la rete, quindi by definition sicuro, se qualcuno l'ha fatta bene, oppure utilizzare il 5G, il vehicle to vehicle, entrando poi in tutte queste situazioni. Vi assicuro che non ho tempo adesso per pensarlo, ma anche già 10 anni fa in Formula 1 queste comunicazioni si utilizzavano moltissimo e anche l'aspetto di hacking c'era all'interno. Assolutamente, grazie, sono perfettamente d'accordo. Io ho una domanda personale, devo dire che sicuramente in questo tempo avranno fatto milioni di volte perché è molto di attualità, ma io volevo sapere, dato che avevamo visto, io avevo seguito proprio il vostro lavoro per quanto riguarda il distanziamento sociale durante il Covid, e la cosa che invece mi interessava personalmente era quello che è stato fatto in Cina sul riconoscimento dei volti per seguire il tracciamento dell'infetto, e se questa era una cosa che era, diciamo, tra virgolette, la nostra portata tecnica e etica in Italia, cioè nel senso noi abbiamo una serie di leggi diverse, ma soprattutto potremmo farcela perché abbiamo molte meno videocamere. Allora, tecnicamente è iperfattibile, eticamente no, cioè nel senso adesso no, chiaramente io non sono una politica, quindi decide il nostro governo o il governo europeo o quello che si vuole. Quello che abbiamo fatto noi è nato per definizione per non registrare nulla, quindi è nato per essere GDPR compliant, quindi il fatto che vedete nell'immagine delle faccine, ma in realtà questo è solo per farlo vedere una volta ed è tutto oscurato, ma nessuna immagine viene mai registrata e quindi non passerà per di sicuro in nessun tipo di controllo né automatico né manuale. Però per far questo se noi vogliamo oscurare una faccia, noi riconosciamo dove è la faccia e quindi e tutti i dati del volto di ogni persona asiatica, in particolare cinese, sono assolutamente tracciate dentro la loro WeChat, che è inutile dirlo, il popolo cinese vive con WeChat che controlla il proprio conto corrente, controlla la propria carta sanitaria, controlla i propri spostamenti e quindi giustamente se ti arriva sulla WeChat il fatto che tu sei rosso, automaticamente devi stare a casa, ti viene bloccata la tessera dell'autobus, ti viene bloccata la tessera per andare in giro, ti viene bloccato tutto. Quindi stai per definizione a casa. Scelta tecnologica iper efficiente, scelta etica fate voi. Assolutamente. Io la ringrazio ancora nuovamente e non abuso più della sua pazienza e veramente grazie ancora di essere intervenuta. Grazie a voi. Corro a fare esami a questo punto. Ho l'altra vita. Ciao a tutti e grazie mille dell'invito. Grazie ancora, arrivederci. Adesso un attimo di pazienza e passeremo al prossimo relatore. Il professor Sini, ve lo introdurrò tra breve, ci stiamo per collegare, abbiamo qualche minuto di ritardo, scusate un attimo di pazienza.
Molto bene. Allora, adesso ho attivato anche il microfono. Ecco. Buongiorno, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Buongiorno, professore, buongiorno. Allora, io la introduco, è un piacere, sono assolutamente onorato di avere qui il professor Carlo Sini, una eminenza nella filosofia e sono molto emozionato sono grato per aver accettato il nostro invito. Ha insegnato il professor Sini per oltre 30 anni filosofia teoretica presso l'Università di Studi di Milano, è un accademico dei Lincei, socio dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e di altre istituzioni internazionali, seminari, corsi, molti di voi credo lo seguano anche online su tutto il suo lavoro che potete trovare sul canale YouTube. Ha lavorato e ha tenuto lezioni e conferenze in Stati Uniti, in Canada, in Argentina, in Europa, praticamente ovunque, e ha scritto, io devo dire, dei saggi e articoli e volumi storici sui quali credo che molti di noi, io so per certo anche molti dei miei colleghi qui al Dipartimento di Scienze della Formazione, sui quali abbiamo studiato gli ultimi volumi che appunto troviamo di pubblicazione con Jacobox sono Inizio, Trittico e l'ultimo proprio La vita dei filosofi. In realtà io appunto non voglio rubare ulteriore tempo al professor Sini, che ringrazio vivamente per essere qui, e quindi prego, oggi ci porterà una lezione sui confini del soggetto, ma non voglio rubare ulteriore tempo, quindi prego professore, in linea col microfono quando vuole, grazie. Grazie a lei, grazie dell'invito, grazie di queste parole così lusinghiere. Dunque, i confini del soggetto sono un tema che ho scelto per riuscire in tre quarti d'ora a dare un'idea di qualche cosa secondo me di utile, di importante alla discussione generale alla quale sto partecipando, i confini del soggetto. E io comincerei subito mettendo in dubbio che dietro la parola soggetto stia la cosa soggetto. Ecco, questo direi è il primo passo importante da compiere. Troppo spesso ce ne dimentichiamo, questo è un punto sul quale io insisto molto, devo dire, cioè il punto è semplicemente questo, che alle parole non corrispondono delle cose. L'idea che ci sia una parola, quindi una cosa, ecco, questa è una visione empiristica ingenua, assolutamente falsa, perché le parole non sono nate per dire le cose, non sono nate per dire cose, ma per dire agli altri, cioè per dire a te e per dire a me, perché per dire a te devo dire anche a me. Ecco, quindi la struttura del linguaggio è assai complessa, non è, come dire, eccezionale che dietro la parola soggetto non ci sia quella cosa che noi crediamo che sia il soggetto, ma certamente se noi applichiamo al soggetto appunto una riflessione di questo genere, la cosa ci colpisce. E ci colpisce perché in tutti noi c'è la profonda convinzione della consistenza vivente che ognuno di noi è. Ecco, c'era una bella espressione, il cogito cartesiano è un'astrazione, un'invenzione assolutamente fasulla, che però ha dato una serie di conseguenze enorme. Ecco, io invece tornerei al grande Tommaso Campanella, il sensus sui. Ecco, il sensus sui certamente è una certezza di base, no? Se non partiamo di lì non si sa da dove partiamo, ma il sensus sui delimita, ecco, non una cosa, direi, proviamo a dire in un altro modo, delimita un luogo, non la cosa del soggetto, ma il luogo del soggetto. Quel luogo nel quale accadono le cose in cui accadono e che accadono, come quelle che stanno accadendo adesso a me, che vedo su uno schermo, un viso molto simpatico, sono qui in dialogo con tutti voi, benissimo. Ecco, il luogo del soggetto, quindi i confini del soggetto presi nel senso del luogo del soggetto, e la domanda che ne deriva, che si può esprimere così, come si genera, come si forma questo luogo? Noi alla nascita siamo in formazione nel luogo del soggetto, evidentemente, che però all'inizio è molto embrionale. Ecco, su questa genesi del soggetto, nel senso del luogo dell'aver coscienza, eccetera, eccetera, ho lavorato moltissimo e qui devo procedere per conclusioni, diciamo così, per tesi molto dogmatiche, e provo a dire così.
Il mio ispiratore qui è Charles Sanders Peirce, che è uno dei miei grandi ispiratori, insomma, no? Quello che ho imparato da lui è infinito, no? Ecco, allora potrei dire così: il luogo, o l'aver luogo, o l'accadere della figura del soggetto, ha le sue origini nell'abito di risposta e ha i suoi confini là dove produce effetti. Ecco, su queste due righe sarebbe utile una meditazione, no? Una meditazione. Quindi io sto dicendo che non ha luogo il soggetto se non attraverso l'abito della risposta, prima cosa che dico, sulla quale ho molto lavorato e la do un po' per scontata, ma la seconda cosa che dico, che pure è di Peirce, che i confini del soggetto di cui parliamo in questa conversazione sono là dove il soggetto produce effetti. Voi capite che questo dilata molto la questione, no? Ecco perché non possiamo dire il soggetto è una cosa, quale cosa, no? Evidentemente. Anzitutto l'abito di risposta. L'abito di risposta è la costituzione di un progressivo diventare soggetto umano. Questo è un punto importantissimo, non si nasce umani, ecco, questo va opposto a tutti i dogmatismi e a tutte le superstizioni che ci affliggono. Non si nasce umani, si diventa umani e si continua a diventare umani in tutta la vita, si è in un cammino di umanità positiva, negativa, articolata, non articolata, cioè dalla culla in poi il cammino è il divenire umani e questo cammino è complesso, coinvolto, perché comporta la disponibilità che ci caratterizza come luogo del soggetto di abiti di risposta. Se io nasco e sono inerte come un cadavere, evidentemente non sono un soggetto, no? Sono un soggetto perché apro gli occhi, sono un soggetto perché succhio, sono un soggetto perché afferro con la manina, no? Cioè sono abiti di risposta che noi diciamo nel nostro gergo, diciamo tradizionale, naturali, spontanei, sono ricettivo-reattivi, ricevono per reagire, reagiscono perché ricevono. Già qui c'è una soglia straordinaria, no? Che se avessimo tempo di indagare mostrerebbe la utilità delle due parole tedesche, qui è Husserl che parla, che sono Leib e Körper, no? Io sono sempre Leib e sono sempre Körper, sono sempre vivente attivo e sono sempre cosa passiva, no? Sono in questa soglia, è questa soglia il luogo del soggetto originario, dove le risposte sono al tempo stesso una reazione al mondo e una invasione del mondo. Invado il mondo con la manina, invado il mondo con lo sguardo. Ecco, questi abiti di risposta ricettivo-reattivi nel contempo sono ovviamente sociali, sono qualche cosa di naturale, dicevamo prima, e qualche cosa di sociale. Quando dico sociale intendo artificiali, fatti ad arte, cioè profondamente, strutturalmente, originariamente tecnici. Ecco, ho circoscritto con delle risposte molto dogmatiche, evidentemente dovremmo lavorare moltissimo, ma cerco allora di, come dire, esprimere meglio questo insieme di nozioni che sto suggerendo andandoci un pochino dentro. Gli abiti di risposta. Gli abiti di risposta che educano un soggetto umano. Se lui non risponde, se io non sollecito le sue risposte, il bambino nella culla non diventa un bambino, non diventa un essere umano, se lo lascio lì, vi assicuro, non succede niente. Ecco, questa nascita del soggetto umano, noi lo possiamo riportare, e quindi così circoscriviamo quel che abbiamo detto sin qui in maniera più analitica, a tre fonti, lo possiamo ricondurre a tre fonti, diciamo pure così, a tre eredità. La complessità del luogo del soggetto è che quando il soggetto nasce, io nasco, tu nasci, chiunque nasce, è un luogo di un'eredità sterminata. Lì, come dire, emerge, viene in evidenza, nel senso heideggeriano, dell'apparire, viene in evidenza una straordinaria complessità e antichità di fonti. E riflessivamente, ma su questo riflessivamente dovremo tornare perché è un gesto di cui dovrò farmi carico, perché lo sto facendo e quindi dovrò farmene carico, allora dico questo originario abito di risposta che mi costituisce come soggetto, che mi fa presente là dove rispondo e che dilata i miei confini sin dove produco effetti,
sin dove rispondendo tu mi rispondi, per esempio. Ecco, quando dico sono tre fonti, sono tre luoghi d'origine che si manifestano qui, non appena io piango perché mi hanno tratto dal ventre di mia madre, diciamo così, e queste tre fonti che riflessivamente sottopongo alla vostra attenzione sono, prima, l'eredità di un luogo naturale organizzato, cioè il sensus sui. Il sensus sui non è una generica presenza, è una presenza che passa attraverso gli organa, proprio nel senso aristotelico degli strumenti, l'organon, no? Strumento che la natura, diciamo così, sulla base delle nostre conoscenze scientifiche, la natura ha strutturato via via, dotandomi, diciamo così, di mani, dotandomi di piedi, dotandomi di naso, di orecchie, di occhi, di bocca. Sono gli organi con i quali io ispeziono il mondo e a partire dai quali il mondo si incide su di me, no? Influisce su di me. Questa prima eredità è quella di cui io dispongo originariamente, è la più profonda, diciamo così, perché è la più antica per certi versi. Poi, dicevo prima, il luogo sociale. Le mie risposte non sono risposte soltanto naturali, ma si iscrivono in una relazione sociale. E come lo caratterizziamo questo luogo sociale? Perché lo diamo tutti per scontato, no? Diciamo è uomo, come se dicendo la parola uomo avessimo spiegato qualche cosa, no? La domanda è quella di Kant, was ist der Mensch, no? Che cos'è uomo, no? Esattamente. Il luogo sociale è ciò che è caratterizzato ed esclusivamente caratterizzato da strumenti. Io nasco in una culla, non nasco per terra, no? Io nasco in un ambiente, nasco in una casa, nasco in un cibo che è stato preparato per me. Nasco in una, come dire, relazione fondamentale con una figura materna che è naturale ma sociale, eccetera, eccetera. Ecco, questo bisogna tenerlo ben fermo. Questo ha 2 milioni di anni, forse di più. Cioè ha tanto tempo quanto possiamo misurare da quando gli ominini, i nostri antenati, predecessori di milioni di anni fa, cominciarono a costruire degli strumenti. Per esempio gli strumenti litici, per esempio gli strumenti di legno, si dotarono di un bastone, di questo prolungamento dell'organo naturale, che determina il lavoro sociale, quello che io chiamo il lavoro sociale, cioè la produzione di resti, a cominciare dal bastone. Anche le scimmie si difendono lanciando bastoni contro il giaguaro, ma non fanno una cosa fondamentale, non lo tengono da conto, cioè non lo mettono da parte e dicono alle altre scimmie, tienilo qui che quando arriva il giaguaro, no, e questo non lo fanno, non lo possono fare, perché allo strumento nel senso umanizzato che noi stiamo evocando non possono aggiungere l'altra eredità, l'altro strumento, quello strumento che si può dire è il verbum, ma che io amo dire è il discorso. Allora vedete, abbiamo tre fonti fondamentali che, come dire, mostrano la costituzione progressiva di quel luogo che è l'essere soggetto, aver da essere soggetto, essere soggetti all'essere nati in quella dimensione, ma aver da essere poi un soggetto che si sviluppa progressivamente umanizzandosi, e si umanizza perché appunto dota gli organismi umani, gli organi dell'uomo, gli organi dell'essere umano, di prolungamenti, come diceva Husserl, no? Di oggetti esosomatici, fuori del corpo, come dicono gli antropologi, un bastone che prolunga l'azione della mano e che torna indietro, insegnando alla mano che è una mano, capite? Che è una mano perché si articola attraverso lo strumento, perché lo strumento le insegna l'articolazione e nello stesso tempo le insegna che tu hai una mano, che tu hai un braccio, che tu hai un gomito, che tu hai una spalla, e che fuori c'è un mondo legnabile, che si può bastonare. E quindi cominci a entrare in una conoscenza infinita, no? Da quel momento in avanti tu sei in un cammino di conoscenza che non si fermerà più e che naturalmente produrrà una serie di strumenti sempre più raffinati. E certo, perché quando tu usi il bastone ti accorgi dei limiti del bastone. Il bastone può fare tante belle cose e anche brutte, no?
l'una e l'altra evidentemente, ma alcune gli sono impossibili, non può ammazzare le mosche, non c'è verso. E allora ecco che nasce immediatamente la necessità di altri strumenti. La storia della tecnica non finisce mai, e la storia dell'uomo in quanto essere strutturalmente e originariamente tecnico non finisce mai. E non c'è assolutamente qui da fare, come dire, riflessioni moralistiche, non moralistiche. Intanto cominciamo a capire, cominciamo a comprendere e a non fare della tecnica un soggetto, come nell'ultimo Heidegger, questo diventa insopportabile, no? La tecnica, ma quale tecnica, ma figlio mio, ma da sempre abbiamo la tecnica, no? Da quando, se non saremmo umani senza gli strumenti, ma certamente non saremmo umani senza quello strumento peculiare, che è lo strumento linguistico, quello che non dice le cose ma dice agli altri, che dice vieni, oh dammi una mano, che chiama all'azione, che chiama nella evidenza dell'azione sociale, nell'evidenza della comunità, che ti crea come membro responsabile dentro la comunità, dove gli uni ci rispondono agli altri attraverso la risposta verbale, attraverso la voce, che è proprio come un bastone. La voce è come uno strumento, no? È là fuori. Il bambino mica sa che è la voce, mica sa che è là fuori. C'è questo strumento che esplode, no? Perché gli esplode la rabbia, gli esplode la fame, gli esplode la gioia, no? E gli torna indietro. Ma in quanto gli torna indietro con la tua risposta, comincia a significare la tua risposta. Quindi comincia a essere chiaro che se io grido, questo vuol dire che tu mi prendi in braccio. Ci siamo. Comincia il mondo dei significati, comincia il mondo delle cose in comune, ma le cose in comune sono le azioni in comune, appunto il lavoro comune che mette da parte appunto ciò che ha costruito e che lo rende efficace per tutti e che rende necessaria la pedagogia, cioè bisogna imparare a usare gli strumenti, bisogna imparare, dovrà imparare a usare il biberon perché la mamma si è stufata, però c'è il biberon, meno male, non si muore di fame. Ecco, il punto essenziale di questo discorso, vedete che potrei proseguire in vari modi come mi è capitato di fare, ma c'è un punto essenziale che qui mi è urgente farvi notare, il punto essenziale sul quale non si riflette, e questo è uno dei problemi grossi della ricerca filosofica di oggi, a mio avviso naturalmente, che queste tre fonti indiscutibili, c'è una fonte naturale, se non ne avessi le mani e non avessi la lingua e la bocca, non ci sarei proprio, ma poi naturalmente esistono gli strumenti elettronici che stamattina ci hanno fatto soffrire un po', chissà perché il mio computer si è impallato, meno male che ce n'era un altro, quindi gli strumenti tecnici sono meravigliosi, ma sono anche bizzosi, sono terribili, no? Complicatissimi, rischiosi. Ma anche questi ci devono essere e ci sono, e poi in fondo c'è, alla fine di tutto c'è il discorso, come siamo in relazione. Siamo in relazione perché nella mia lingua, nella mia testa c'è la parola di miliardi di italiani, no? Milioni sicuro, no? Che hanno parlato prima di me, che hanno parlato diversamente, ma dal loro parlare è venuto il mio parlare di oggi attraverso le mie frequentazioni sociali, la famiglia in cui sono nato, le scuole in cui sono, e così per tutti noi, ma con quella comunione che parliamo italiano, non cinese, insomma, no? E questo è evidentemente un ulteriore strumento indispensabile. Bene, strumento naturale, strumento nel senso strumentale tecnico, strumento nel senso che la parola stessa è lo strumento dell'aggregazione dell'azione sociale e culturale del lavoro umano, bene, attenzione, facile è distinguerli, difficile è comprendere che sono indistinguibili, perché agiscono sempre insieme, perché tutte le volte sono queste tre fonti in una interrelazione sistemica che è inscindibile, di cui è parte quello che sto dicendo, attenzione. Quello che sto dicendo non è la verità, come la si suole intendere, come uno che guarda da fuori e dice guarda un po' come sono fatte le cose, no? Perché è una delle cose, capite? No? Lui è dentro lì, sta dentro con tutte le altre cose, quindi questo discorso, e questo è l'arduo, no? Questo discorso sta prendendo coscienza del fatto che le tre fonti di cui parla sono lui che le dice, attraverso il fatto che appunto appartiene ad un misto di tre fonti
dove che cosa dirai della natura, che cosa dirai dello strumento, che cosa dirai della parola? Si presuppongono reciprocamente in una unità, no? In una inscindibile unità, che è assurdo pretendere di scindere o di dimenticare. Ecco, il punto chiave per me è che la filosofia, che molte filosofie lo dimenticano, e questo per me è inaccettabile. Lo so che mi rendo odioso, no? Perché non mi rendo popolare, però bisogna, io credo che il compito che ho in questo po' di tempo che mi resta è di dire: ragazzi, guardiamo, guardiamo cosa. Provo a dire adesso, mi appello ad un'espressione di Dewey che è molto bella, che a suo modo era un po' arrivato a queste cose. Ecco, in How We Think, sia nell'edizione del 10 cos'era, sia in quella del 33 più ampliata, diceva che il luogo del soggetto percipiente, lui si riferiva in particolare alla percezione, è una totalità transazionale irriducibile. Bellissimo, aveva visto. È una totalità, io sono qui vivente con voi in una totalità transazionale, perché sono continuamente, come dire, in una transazione con la natura, col mondo, con l'ecologia fondamentale, no? Cioè mi viene la luce dalla finestra, se no non vedrei niente, ho questo strumento che ha fatto i capricci, anzi c'è quell'altro che meno male che funziona, sto parlando, eccetera, eccetera. Il luogo del soggetto è una totalità irriducibile, questo insieme di cose che fanno di me il signor Sini che sta qui, mi spiego, e che sta dicendo queste cose più o meno condivisibili. E diceva Dewey: in questa totalità soggetto e oggetto non sono sostanze separabili. Questo è il punto, che farlo capire uno scienziato di solito è molto arduo. Non sono separabili, ma poli di una relazione problematica. Ecco, si sa che queste visioni di Dewey ispirarono per esempio la scuola della psicologia della percezione di Princeton, no? Ma badate, le stesse cose del soggetto e dell'oggetto potremmo dirle in nome di Merleau-Ponty, in nome di Husserl, figuriamoci, di Heidegger, di Wittgenstein, di Derrida. E questa filosofia non la possiamo dimenticare, è fondamentale. Allora, tutto quello che ho detto adesso, che è una cornice, me ne scuso per la rapidità, eccetera, provo a renderlo accessibilissimo alla comprensione di tutti con un riferimento che non è alla filosofia, ma è alla epigenetica, cioè ad un ramo della biologia che sta esplodendo in una maniera straordinaria e che ci mostra la complessità del problema, che pone questioni che sono al tempo stesso ecologiche, biologiche, fisiche, chimiche, sociali, filosofiche, poetiche. Ecco, io di questo ho parlato con Carlo Alberto Redi, il grande biologo, abbiamo fatto una conversazione, un dialogo che abbiamo poi registrato in un libro, libretto che si intitola Lo specchio di Dioniso, perché Dioniso, specchio di Dioniso è quello che va in frantumi, è il soggetto frantumato, ora vedremo subito perché. Ne riprendo alcuni punti e vorrei che tutti noi, come dire, se non lo sappiamo già, tenessimo presenti queste che sono non nuovissime cose, ma abbastanza nuove, che cambiano completamente il rapporto tra il biologico e il sociale, la natura e l'uomo, la totalità e le sue parti, e aprono una strada straordinaria anche alla filosofia, anzi che chiamano la filosofia. Allora, leggo subito questi punti significativi. Anzitutto dico a Carlo Alberto, Manuela Monti e tu, perché sono tutte e due che hanno messo in campo questo, avete avanzato alcune idee molto innovative sul concetto di individuo, con riferimento all'essere umano ovviamente. E in particolare Manuela Monti ha avanzato e proposto il termine di condividuo come sostitutivo di individuo, evidentemente. Perché il vecchio concetto di individuo è oggi superato dai fatti, proprio dai fatti biologici, cioè da una situazione sperimentale, che non si può più considerare legittimo usare in maniera indiscriminata, in maniera dogmatica e irriflessa, cioè insomma la nozione tradizionale di non divisibile, che significa condividuo. Ora andiamo subito al secondo punto, procedo de plano, ma
quando si parla di scienze è più facile, no? Si capisce subito tutto perché loro sono chiari, non c'è dubbio, no? Sono chiari, ma poi delle volte un po' problematici, diciamo la verità. Allora, se si considera lo sviluppo embriologico animale e umano con uno sguardo evolutivo ed ecologico, cioè come evoluzione di quella nicchia che partorisce l'essere umano in un divenire oggi problematicissimo, e siamo qui appunto da remoto, cioè con lo sguardo della scienza biologica di oggi, di quella più attuale, se si usa dunque questo sguardo, gli individui umani, sono in realtà insiemi eterogenei di organismi organizzati in base a relazioni di simbiosi, cioè io sono una simbiosi, ognuno di noi è una simbiosi di individui biologici differenti, ma non solo differenti. L'uomo non fa eccezione, anche il cosiddetto individuo umano è composto da una comunità di molteplici organismi, badate, appartenenti alle specie e ai gruppi più diversi e di più antiche e di varie classi, lontani in termini evolutivi. Anche questo è molto importante. L'individuo non è solo una molteplicità, ma è una molteplicità eterogenea nel tempo e nello spazio, dicevo prima, no? Il luogo del soggetto è dove esplode, dove si manifesta una antichità incommensurabile, una stratificazione. Noi siamo come una piramide antica, una stratificazione di età. La scomposizione del suo microbioma è d'altra parte, ecco il punto, è d'altra parte associata a fattori quali la dieta, pensate un po', lo stile di vita, l'uso di farmaci e altri aspetti della biografia individuale, per quello parlavo della vita dei filosofi, in quel senso lì, no? Che la vita dei filosofi è la vita della loro società. Allora la biochimica e l'ecologia sono a definire il co-individuo, o come voi anche lo chiamate, l'olobionte umano nella sua straordinaria complessità. Ecco, bisogna fare punto a zero e punto a capo, no? Se abbiamo il coraggio di lasciar perdere tutte le chiacchiere, tutti i discorsi, a partire dai miei, no? Tutti tra parentesi, come diceva Husserl, punto a capo, torniamo a zero. E torniamo a zero da come si costituisce il cosiddetto olobionte, è bello, olobionte umano. Oh, ecco, questa relazione profonda, quindi, tra condizioni... tra condizioni socio-economiche di vita e riflessi sul piano biologico è stata osservata per la prima volta da Engels e da Marx. Ovviamente quando studiavano le condizioni di vita degli operai di Manchester si resero conto subito, no? Che l'olobionte è fatto di organa naturali e organa sociali, come dicevamo prima noi, dividendo eccetera l'indivisibile. Ma bisogna aggiungere che anche Rudolf Virchow, 1821-1902, nel 1848 egli si rende conto, nel corso di un'epidemia di tifo, che le reazioni degli individui manifestano le differenze sociali degli individui stessi, cioè i ricchi sono messi meglio e si difendono meglio dei poveri sul piano della salute. Ecco, sono le prime embrionali avvisaglie, no, di quello che oggi chiamiamo epigenetica. Andiamo avanti. C'è quindi oggi la evidenza che la copia unica del genoma, il genotipo, nella sua espressione incessantemente cangiante, quella che porta all'apparire di un corpo, cioè di un fenotipo, cioè di un con individuo o condividuo, c'è una molteplicità di fattori in cammino in tutto ciò. L'epigenetica fondamentale ci dice che il condividuo nella sua accezione di molteplicità e di singoli momenti di individualità è di fatto una costruzione sociale. Ah, siamo al punto. Quindi è da quella soglia quando comincia il lavoro sociale strumentale tecnico, è lì che nasce l'essere umano e nasce per sempre così, diciamo con una certa, come dire, forse esagerando, no? Comunque per ora è andata così, no? È nato così, è nato come una storia biologico-sociale dove le due cose non sono, non le puoi distinguere, perché è quel lavoro che crea quel corpo e quel corpo che mette in opera quel lavoro. E ancora l'insieme, guardate, questo parla uno scienziato qui, qui è lui, è Carlo Alberto Ripi, l'insieme di tutte le modificazioni chimiche che DNA e proteine che formano il genoma
incorporano nel genoma, cioè l'insieme di tutte le modificazioni chimiche, sta dicendo, no? Per azione dell'ambiente, dell'ecologia fondamentale, produce l'epigenoma. Queste modificazioni, aggiunta o eliminazione di piccoli gruppi chimici sul DNA e sulle proteine che lo avvolgono, sul genoma, eccetera, sono quelle che ne modulano l'espressione, sono temporanee e sono reversibili, che è ovviamente un concetto sul quale Carlo Alberto Redi insisteva parecchio, perché diceva: attenzione, siamo dei darwiniani, non siamo dei lamarchiani, e va bene, sono Begelow, va bene. Quello che abbiamo in testa, quindi, che ha in testa la casalinga di Voghera, e ancora Redi che parla e cita ovviamente Arbasino, quello che abbiamo in testa, che ha in testa la casalinga di Voghera, è un individuo immaginario. Oh, se lo gridassimo in tutte le piazze, quando ci impediscono di morire in maniera decente, quando ci raccontano che noi siamo, abbiamo un dono da conservare, altre balle del genere. No, no, non è così, sono balle, sono teorie violente, no? Che hanno una loro storia, una loro dignità, per carità, riconosciamogli tutto il cammino che hanno. Bene, sono finite perché è finito come è finito il giorno in cui ci siamo accorti che quelle macchie della Luna non le faceva l'atmosfera come pensava il grandissimo Dante Alighieri, ma erano montagne e valli. E poi che al di là del mare c'era un'altra terra. E dopo cosa fai? Fai finta che non lo sai? Facciamo finta di non saperlo? No. Quello che aveva in mente la casalinga di Voghera, devo dire moltissimi casalinghi di Voghera come me, no? È un individuo immaginario. Alla base della formazione del condividuo vi è un'interazione circolare tra genoma e ambiente, nel quale quel genoma si esprime. Nel corso della sua espressione il genoma incorpora le caratteristiche costitutive di quel determinato ambiente sotto forma di marcatori epigenetici capaci di modularne l'espressione. Quindi il vivente è un continuo sviluppo nel tempo, il continuo del prodursi di cambiamenti sia a livello del genoma sia del fenotipo che ne scaturisce. È il contesto sociale che lo modella, che fa il corpo, e quindi è l'epigenetica a mostrare che il corpo è il punto di arrivo di una costruzione sociale. Beh, qui punti a capo, no? Cioè, quando siamo di fronte a proposizioni di questo genere, direi che sarebbe bene fermarsi un attimo, no? Ma invece vado avanti perché ho ancora due citazioni da fare e il tempo corre. Il contesto sociale nel quale si sviluppa la storia del ciclo vitale degli individui è capace di influenzare molti processi biologici. Questo vuol dire che quando io dico processi biologici uso il linguaggio, il verbum, per indicare una pratica comune, ma non una cosa, capite? Non c'è la biologia, non c'è la natura. No, queste sono parole. Parole che hanno un senso perché innescano una pratica sociale comune e condivisa, no? Se vogliamo stabilire che cosa vuol dire biologico, bisogna studiare la biologia. Cioè, la biologia studiare una serie di operazioni, di pratiche che hanno una storia, che hanno modificazioni, che sono influenzate dall'ambiente sociale, o guarda te, no? Che non possono nascere nel deserto del Sinai prima di Cristo, no? Per tante ragioni, no? Mentre invece qui sì, qui fioriscono meravigliosamente. Quindi il contesto sociale nel quale si sviluppa la storia del ciclo vitale degli individui è capace di influenzare molti processi biologici, e così il sociale si incarna nel biologico e si trasmette da una generazione all'altra. Qui sta parlando lui, sta parlando uno scienziato, un grande scienziato. Le cellule, i tessuti, gli organismi sono esposti a diversi ambienti, quindi di nuovo non ci sono cellule, eccetera, questi sono il prodotto di un'analisi, come noi che abbiamo detto le tre fonti. Bene, sono prodotto di un legittimo fare delle analisi, illegittimo è dimenticarsi la pratica con la quale hai fatto le analisi e scambiare le parole con le quali le hai nominate per cose, per realtà in sé, no? Che sono fatte così, no, non sono fatte, le stai facendo. E ancora, gli organi diversi. Il termine ambiente va qui considerato nella più ampia accezione,
per le cellule germinali è ambiente l'ovario, il testicolo, per l'embrione l'organismo materno, per i nuovi individui l'aria, l'acqua, la famiglia, la scuola. La scuola da remoto. È evidente. Quindi il genoma, il DNA, tutti quelli che dicono è scritto nel mio DNA, cioè questa frase scema, no? Non so manco cosa vuol dire, vabbè. Il genoma DNA di ciascuna cellula, dei milioni di miliardi di cellule che compongono un condividuo, nelle diverse fasi dello sviluppo è esposto il genoma sia ad una varietà di agenti chimico-fisici, quelli che chiamiamo xenobionti, sia ad ambienti sociali di varia natura, censo, famiglia, scuola, religione, cultura, capite? Questi fattori materiali e immateriali sono in grado di marcare epigeneticamente il funzionamento del genoma e così il grado di esposizione e la struttura sociale veicolano in continuità vantaggi o svantaggi del buon o mal funzionamento del genoma. Le ricerche sono rivolte a chiarire i meccanismi attraverso i quali il sociale entra nella pelle e si fa biologia, perché la biologia è un lavoro sociale, anche la biologia è una costruzione sociale che implica un'evoluzione storica, che implica un'evoluzione linguistica, strumentale, certo se sei microscopio, un grande Kant che si meravigliava quando guardava la goccia d'acqua, né? Quelle pagine meravigliose, no? Di Kant. Lo svantaggio in salute della madre si riflette direttamente sulla salute del bimbo alla nascita e così lo svantaggio sociale diviene una ineguaglianza trasmessa alla generazione successiva. La salute del nascituro e del neonato è un importante predittore di salute sul lungo termine della storia del ciclo vitale di un individuo, non solo per aspetti attesi, le disabilità, eccetera, ma anche per aspetti meno ovvi, quali la sua futura educazione, istruzione, la sua capacità di guadagno, eccetera. Quando noi siamo di fronte a una pandemia come ora, la salute di tutti è l'interesse di ognuno, ce lo stiamo dimenticando. Devo promuovere il benessere dei miei compagni di vita perché il loro malessere si rifletterà su di me, se non altro, no? Questa riflessione egoistica, no? Diciamo utilitaristica, no? Per dire meglio. Non possiamo restare silenziosi, queste sono le ultime righe di Redi che condivido profondamente, che ci ha unito anche in questa ricerca. Non possiamo restare silenziosi, dobbiamo richiamare l'attenzione su questi dati e non corresponsabili, dati che sono e non sono corresponsabili della degradazione e della umiliazione di persone che vedono cancellata a causa del sociale che si fa biologico la possibilità di realizzare il proprio progetto di sé, di perseguirlo e di rivederlo nel corso del tempo. E qui non parla più lo scienziato, qui parla l'uomo di cultura, no? Io direi, lette queste frasi che mi convincono a collaborare per come posso naturalmente, e userei un'espressione provocatoria. Allora, insomma, arrivati qui, scienziati di tutto il mondo, unitevi nella dichiarazione, no, di queste. C'è da fare un'aggiunta fondamentale e uso gli ultimi 5 minuti per cercare di orientarla. L'abbiamo già detta, ma adesso diviene così chiara. C'è un'aggiunta fondamentale perché tutto quello che abbiamo letto, in gran parte con le parole stesse di Redi, in qualche parte con riassunti miei, tutto quello che abbiamo detto, attenzione, è a sua volta un prodotto di quel luogo ecologico, sistemico, di cui la biologia, l'epigenetica oggi ci parla. Cioè non è la verità. Non è che in assoluto la vita è fatta così, in assoluto la società è fatta così, no, in assoluto un accidente. È per accidente, però, invece. Cioè è attraverso un'infinita storia, un'infinita evoluzione, attraverso il cammino della conoscenza reinterpretato nei discorsi, e il cammino dei discorsi che orientano la conoscenza, naturalmente. Perché nel 1200 a nessuno veniva in mente di fare di queste indagini, naturalmente, no? E come nasce il fatto che le cominciamo a fare? Perché quelli erano stupidi, noi siamo più intelligenti. No, non è così la questione. È che l'interrelazione dei tre fattori
che avevamo nominato all'inizio è esattamente presente qui, cioè ci vuole una certa, cioè ci vuole un individuo come Carlo Alberto Redi, che è evidentemente figlio di una formazione particolare, di una famiglia particolare, che parla l'italiano e poi ovviamente, come tutti gli scienziati, benissimo anche l'inglese, beato lui. E naturalmente ci vuole tutta questa combinazione, per cui quello che si sta dicendo non è la verità del mondo in sé, ma questo faglielo capire agli scienziati, no? Anche con Redi ci sono stati momenti difficili, lo confesso. Non è la verità del mondo in sé, è la mappa che stiamo costruendo. Là dove il soggetto, nella sua configurazione, produce effetti. E quindi il soggetto storico Alberto Redi produce effetti, che è questa cosa qui che abbiamo fatto insieme, produce effetti, dice quelle cose lì, le quali sono un cammino progressivo di scoperta della nostra posizione nell'infinito, della nostra posizione di esseri umani che stanno in un infinito passato, in un infinito presente, in un infinito futuro, in una, come dire, ecologia universale, che non si può ridurre ad una scienza particolare, che può essere indagata dalle caravelle di Colombo delle scienze particolari, che continuamente imbarcano nuove conoscenze. E io devo rimettere, come dire, l'orologio delle mie credenze, no? Perché non posso più credere certe cose dopo che i fatti hanno, come dire, mostrato che non stavano così e che erano un prodotto della società, dell'economia, della vita familiare, della vita religiosa, di tutte quelle componenti senza delle quali non c'è conoscenza, ma entro le quali la conoscenza sviluppa un luogo, diciamo, un'azione distruttiva, no? E ricostruttiva, perché appunto non con i miei occhi vedo, ma con il cannocchiale. E chi vede non è semplicemente l'occhio potenziato dal cannocchiale, no, 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 ma è il cannocchiale che cambia il mio modo di vedere, vi spiego, che cambia i miei occhi, che mi fa guardare altrimenti la luna la sera. Certo, posso sempre fare delle variazioni, come dire, di tipo poetico o estetico, ma so che sono poetiche queste cose, perché ormai i miei occhi hanno imparato a guardare altrimenti, in unità come sono, sempre e da sempre col mio discorso, perché anche il bambino comincia a vedere oscuramente, poi attraverso le parole comincia a prendere di mira, comincia a far finta di vedere, comincia a chiudere gli occhi. Anzi, vi dirò che secondo gli studi di pedagogia infantile, di biologia infantile, la prima cosa che il bambino fa mostrando la sua autonomia è chiudere gli occhi. Provate con un infante, lo guardate intensamente, dopo un po' si infastidisce, dice, ok, vuoi, e chiude gli occhi. È il primo no, che apre tutti i sì. Allora, i confini del soggetto sono là dove producono effetti, cioè l'azione quotidiana, i discorsi di tutti, di tutti noi, ne sono gli strumenti. Ecco, e allora ecco quello che io sto dicendo da vari anni. Fondamentale è, per l'apporto che la filosofia può dare a queste grandi cose, è la cura dei discorsi. Perché i discorsi sono il luogo della verità condivisa, che si costruisce insieme, ma sono anche i luoghi, ovviamente, pericolosi delle violenze dogmatiche, delle prepotenze, delle ingenuità naturalistiche. Questo con gli scienziati è durissima, no? Perché ovviamente per loro è difficile immaginare che la teoria dell'epigenetica è storica. Noi ce lo diciamo così e facciamo in fretta, no? Per loro non è storica, per loro è vera, no? L'hanno dimostrata, ci sono dei fatti, e noi gli diciamo, ma calmo, perché poi vedrai che questi fatti inducono altre interpretazioni. La cosa continua, e allora loro se la mettono così: noi siamo qua, il mondo è là, c'è un cammino infinito, ma prima o poi ci arriveremo, oppure ci arriveremo all'infinito. No, tu sei dentro il mondo, anche tu, no? Con le tue scienze. Questo è il contributo, secondo me, che può fare portare la filosofia, cominciando dall'autocritica della filosofia, cominciando dalla consapevolezza che abbiamo fatto un cammino nel Novecento, che abbiamo fatto un cammino per cui non ha più senso chiedersi che è l'ente in quanto tale, va bene? E quindi non ha più nemmeno senso dirci se l'ente è eterno o non è eterno, perché non c'è. Perché l'ente in quanto tale è una costruzione della logica della scrittura, su questo ho lavorato moltissimo, no? È in quanto tu sei in quella pratica che emerge la nozione di ente in quanto tale. Poi naturalmente fai la solita cosa, che se c'è la parola ci deve essere la cosa, non c'è.
purtroppo l'ente in quanto tale è semplicemente una giaculatoria metafisica. Per carità, adesso sto trattando in questo modo una tradizione grandiosa, millenaria, senza la quale non ci sarebbe neanche la scienza e non ci sarebbe neanche questo cretino che sta dicendo le cose che vi sto dicendo, no? Non ne sono ben consapevole. Però smettiamola con l'ente in quanto tale, o con la tecnica in quanto tale, o con la tecnica che è buona, cattiva, mostruosa, noi dovremmo tornare chissà dove, chissà dove, chissà Heidegger dove pensa di tornare, alla campagna di suo nonno, che poi è questo poi in fondo, è la campagna di suo nonno di cui ha tanta nostalgia, ma la sua la campagna di suo nonno era piena di strumenti, piena di tecniche, non era certamente naturale nel senso in cui è naturale un bosco dove l'uomo non è mai entrato naturalmente, no? Ecco, io credo che abbiamo questo compito critico, ho cercato di esemplificarlo come potevo con l'epigenetica e con tutto il rispetto che io ho per la scienza e soprattutto per tutti voi e vi ringrazio tantissimo di questa occasione, di questa possibilità. Grazie, no, grazie veramente, grazie tantissimo, io sono estasiato, la ringrazio ancora e devo dire che ho milioni di domande, in realtà ne vorrei subito fare una, poi cederò la parola anche perché ci sono altre domande che sono sopraggiunte nel frattempo e quindi magari poi dopo gliele leggerò dalla chat, non voglio abusare della sua disponibilità e della sua pazienza. No, io devo dire che insegno pedagogia sperimentale, sono un ingegnere informatico prestato alla pedagogia e quindi alle scienze umane e sociali. E perché faccio questa premessa? Perché fatico a spiegare ai miei studenti spesso perché è molto più difficile, e adesso mi perdoneranno tutti i nostri relatori e amici e colleghi scienziati delle scienze dure, trattare l'essere umano e capirlo, appunto, questo olobionte che è all'interno di tutto un condivido e non solo individuo, piuttosto che invece magari far funzionare una macchina e quindi una mera tecnica. Quello che io appunto in realtà cerco di spiegare, e di solito porto Kuhn, Thomas Kuhn come esempio, il paradigma e le rivoluzioni del paradigma scientifico, e l'idea è che appunto dovremmo abbandonare l'idea della verità metafisica, di cercarla, ma appunto io veramente non so come ringraziarla per quando ha detto noi stiamo facendo una mappa, e in quanto mappa non è detto che questa sia corretta. Io volevo chiederle intimamente come vive con l'idea che magari c'è, no, magari, sicuramente c'è qualcosa che ancora non capiamo, che non comprendiamo. Noi siamo nani sulle spalle dei giganti, ma lo stesso Einstein, quando parlava con Bohr della teoria della relatività, che poi lui stesso avrebbe dimostrato, in realtà non era convinto, diceva non è possibile. Il principio di indeterminatezza che è entrato a gamba tesa dicendo quello che osservate in realtà non è quello che esiste. Come può convivere una persona di altissimo livello culturale, scientifico come lei, con questa frustrazione che potremmo, non dico sbagliarci perché per carità non potremmo neanche essere nel giusto, ma descrivere qualcosa che di fatto è solamente la nostra pratica, cioè noi siamo qui e ora e poi? Cioè io mi auguro che questa registrazione sopravviva nel tempo e che mio figlio a 20 anni, che adesso ne ha 5, potrà gioirne come io ne sto gioendo adesso. Ma come possiamo convivere con questo? Come possiamo educare i nostri studenti, i nostri figli, la società a questa transienza, quando poi in realtà di fatto, appunto lo dicevamo prima, questo involucro che abbiamo incomodato d'uso per una tantina, novantina d'anni, qualcuno si augura di più, in realtà non siamo noi, non possiamo separarci dagli altri. Mi perdoni, non so se mi sono espresso bene. Si è espresso, le rispondo molto sinteticamente. Anzitutto, noi siamo il prodotto nell'ambito delle conoscenze scientifiche che ci aiutano, ci guidano, che sono grandiose, straordinarie, quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 150 anni, tutta la storia dell'umanità non ne aveva la minima idea. Però nascono tutte nella nostra modernità, adesso mi esprimo con una semplicità che è forse eccessiva, ma spero in questo modo di farmi capire. Ha presente gli assi cartesiani. Ecco, noi siamo i figli degli assi cartesiani, cioè c'è una macchina che è uno schema, naturalmente, che è uno schema che si muove, no? che misura, la posizione e la misura, diceva Cartesio, no? Queste sono la matesis universali, sono posizione e misura, quindi gli assi cartesiani.
attraverso quelli cattura ogni punto di ciò che accade. Di ogni evento io lo catturo. Bene, non è vero. No, semplicemente non è vero. No? Andata bene, cioè in quel modo lì siamo arrivati sulla Luna. Siamo arrivati sulla Luna. Però proprio perché si è aperto questo mondo del meccanicismo cartesiano, che poi è stato trasformato mille volte, parliamo di forze, non più di macchine, ma l'elettrone che gira intorno al nucleo e che non è affatto vero che gira intorno al nucleo, appunto non è riproducibile negli assi cartesiani. Bisogna usare funzioni d'onda, molto difficili da immaginare, no? E funzioni d'onda che rendono possibile che contemporaneamente, persino questo scandalo, che contemporaneamente un elettrone, una carica energetica sia qui e anche là, che ci siano infiniti universi paralleli, come addirittura hanno ipotizzato i fisici, no? Che sono sconvolti, cioè c'è un signor Sini qui che sta parlando con lei, ma ce ne sono infiniti altri, no? E anche lei, no? Siamo tutti. Allora è evidente che noi dobbiamo modificare continuamente le nostre mappe, perché il mondo che abbiamo intorno è infinito, anzitutto, cioè dove metti i confini del mondo, no? Per mettere i confini del mondo devi avere un altro mondo, questa è la grandezza della filosofia, lo sapeva già anche Melisse, insomma, no? Già Melisse diceva questa cosa qua. E quindi non saremo mai in grado di circoscrivere in una totalità, non avremo mai la mappa, come diceva Peirce, no? La mappa che riproduce tutti i particolari, allora il territorio non è più una mappa. La mappa ovviamente sintetizza e quindi sbaglia, ma poi non solo perché infinito è il campo, infinito in tutti i sensi della parola infinito, che è molto complicata, non solo per questo, ma perché comunque la mappa è una traduzione, perché comunque quando dico mondo ho già sbagliato, perché quando dico uomo ho già sbagliato, e ogni volta che dico qualunque cosa io dica, una vocina filosofica dovrebbe risuonarmi all'orecchio e dire cioè... No. Cioè, devo essere sempre nel cioè, id est quid, no. Che cos'è ciò? No. E il cammino continua. Questo io non lo trovo assolutamente, come dire, desolante. Ciò che per molti è grave da mandar giù, e io me ne faccio anche una ragione generale di cui faccio un semplice accenno, perché non sappiamo morire, non sappiamo accogliere la morte come la salvezza dell'uomo. Queste cose un po' Heidegger le aveva dette, a dire la verità. Non sappiamo, io lo dico con una battuta, un aforisma di un mio amico che era un grande scrittore di aforismi, che si chiamava Carlo Gragnani, adesso non c'è più, il suo aforisma fulminante: finché c'è morte c'è speranza. Ecco, esattamente. Cioè, la fine di una vita e il fine di una vita trova nella mortalità dell'uomo il suo nucleo di senso, e quindi deve morire la mia mappa perché la vita eterna continui. E io, come dire, non sono, come dire, in alcun modo ferito dal fatto che le parole che ho detto quest'oggi sono sicuramente insufficienti, sbagliate, fuori strada, non le ripeteremo più fra qualche secolo o anche solo fra qualche anno. Ho fatto il compito della mia vita, ho generato qualcosa, no? Ho generato qualcosa che, come tutte le cose generate, grande filosofia, Parmenide, Severino, dai, prima abbiamo detto male di Severino, diciamo adesso, come tutte le grandi cose, siccome sono generate, moriranno. E questa è la condizione. E quindi la filosofia è anche quello che è sempre stato, sin da Platone, meditazione sulla morte e accettazione della morte, accettazione del confine. E amore del confine, non è che io do da mangiare ai miei figli, come dire, benché sappia che domani avranno fame ancora. No, vabbè, la vita è fatta così, che è un continuo transito, ma allora devi sentirti nella luce della verità, devi sentire che il tuo errore è la luce della verità, che il tuo errore è la luce della verità intesa come la intendeva il mio maestro Enzo Paci, come vita della verità. E la vita della verità, appunto, comporta la morte di tutte le pseudo verità, no? O comporta il passaggio, il transito, la figura, il rivestimento, l'abito in cammino della verità, e tu sei dentro questo cammino, e allora va bene, venga il giorno, le valigie sono pronte.
Grazie, grazie, veramente è stupendo. Io ho una domanda in chat che le leggo, non è la mia, gliela riporto. Ovviamente continuo a abusare della sua disponibilità. Il termine progresso sembra oramai una parola in disuso e d'altri tempi. Eppure l'idea di progresso rappresenta in modo diacronico la nostra identità sociale e la nostra capacità di progettare il futuro. Da queste premesse chiederei cosa significa per lei il termine progresso e, nello specifico, come l'intelligenza artificiale e l'educazione entrano e modificano questo concetto? Ma sul tema del progresso abbiamo appunto lavorato a MECRI, che è l'associazione di filosofia e cultura di cui io sono il direttore scientifico a Milano, facciamo seminari e uno di questi era proprio dedicato alla nozione di progresso, partendo dagli illuministi, naturalmente, no? Ma io credo che anche qui si tratti di evitare la superstiziosa idea che ci sia una sola accezione della parola progresso, una sola applicazione, un solo senso. Per cui è indiscutibile, io credo, è come dire, facilmente verificabile che c'è un progresso. C'è sempre un progresso, nella misura in cui noi possiamo tracciare ovviamente il confine, il perimetro entro il quale misuriamo il progresso. Questo Lévi-Strauss l'ha detto in maniera straordinaria, questo grande antropologo. Cioè se per progresso intendiamo la capacità di forza di cui dispone ogni membro della società, noi siamo in un progresso sterminato rispetto alle popolazioni selvagge, eccetera, eccetera. Se progresso volesse dire la profondità, la articolazione saggia e la soluzione di molti problemi all'interno della costruzione del reticolo familiare, beh, abbiamo molto da imparare dai selvaggi, cioè lì noi non abbiamo progredito affatto, anzi forse abbiamo regredito. Allora il progresso è una nozione che va riportata al tipo di operazione pratica con la quale noi ne parliamo, no? Di che cosa parliamo? Del progresso delle forze armate? Quello è un cammino sterminato. Parliamo del progresso dei rapporti di amicizia, parliamo di progresso nella formazione della cultura dell'elite e quindi comincia molto a essere molto più complicato. Anzi, l'apertura dell'uomo occidentale, sempre più invocata, no? È difficile da fare ma importante, verso le altre culture, è proprio in un luogo nel quale nel mentre riconosce la propria potenza progressiva in certi campi, ma riconosce anche però certe sapienze, certe conoscenze, certe strutture che sono enormemente, enormemente migliori delle nostre, se si può dire, se si può usare così la parola. In questo senso, quando si parla di progresso attraverso gli strumenti elettronici, attraverso le neuroscienze, attraverso la pedagogia sperimentale, scientifica, perché esiste una pedagogia scientifica oggi, non soltanto filosofica, e anche qui io sarei assolutamente, come dire, aperto, non negherei niente, niente va fermato, tutto va considerato all'interno di un'analisi attenta e non ideologica delle pratiche che mettono in opera queste tecniche. Quindi un'analisi, diciamo così, delle scienze della mente, come si ama dire in maniera anglosassone. Ecco, dipende se sono consapevoli delle operazioni che fanno, che certamente non costituiscono niente di simile a un pensiero, niente di simile ad una espressione umana, niente di simile a quella complessità a partire dalla quale sono fatte quelle stesse operazioni di misura, di calcolo, di relazione. Che cos'è un sogno? Vado a vedere cosa succede nel cervello. Ma certo, ma fai benissimo, è molto interessante, si imparano molte cose, non che cos'è il sogno. Ah no, questo no. Il sogno sta molto prima, no? E la lingua sta molto prima, e la complessità della lingua sta molto prima, e gli strumenti che hanno allevato la parola sogno stanno molto prima. Ecco, è soltanto se un ricercatore ha questa sostanza, ha questa, come dire, complessità storica nella sua formazione e complessità di coscienza storica, allora è un ricercatore degno di questo nome, se no è soltanto un tecnico dalle vedute ristrette, come diceva Whitehead, no? Teste d'uovo dalle vedute ristrette. Grazie ancora. Io ho un collega del nostro comitato scientifico organizzativo, Edmondo Grassi, che vuole fare una domanda. Io lo passo direttamente in video e lascio la parola a lui.
Microfono nel mondo, perdonami. Buongiorno professor Sini, io la ringrazio immensamente del suo intervento, sono emozionato direi, e rifacendomi proprio ai passi insomma dello specchio di Dioniso, campeggia una domanda proprio centrale, e cioè quando un corpo può dirsi umano. A questo punto però mi vorrei ricollegare anche ad un'altra sua opera, che è L'uomo, la macchina e l'automa. Come ci ha ben spiegato quest'oggi, è l'essere umano proprio, per così dire, fatto di tecnica. Allora mi viene da dire, partendo proprio dalla visione dell'automa, che viene considerato come una produzione culturale, mi conceda l'avverbio, naturalmente innestata nel processo proprio dialogico dell'essere con se stesso, con quello che è, con la complessità tecnologica della persona, mi viene in mente quanto affermava anche Ivan Illich, e cioè che gli strumenti, cioè quello che noi produciamo, determina effettivamente la persona. E un'altra sua affermazione che ricordo in un convegno di Milano, in cui affermava che le macchine di oggi implicano quelle di domani. A questo punto vorrei chiederle se potesse in qualche modo andare un po' più a fondo proprio di questa sua ultima affermazione, quindi di quello che è effettivamente il continuo prodursi dell'essere umano in quanto macchina, in quanto automa in realtà, perché non è finito nella corporeità, nel limite della sua pelle. Grazie. Grazie a lei, ma Ivan Illich è un grande, ho imparato tantissimo da lui, soprattutto dal suo studio su come nasce il libro sostanzialmente, no? E su come il trasferimento della scrittura di carta da pergamena, dal papiro alla carta, al libro, abbia attraversato delle fasi storiche che si sono associate naturalmente al modo in cui la società funzionava in quei tempi, il modo della società medievale, il modo della società rinascimentale, mostrando che questi dati materiali, tecnologici, il fatto che c'erano inchiostri di un certo tipo, il fatto che c'erano appunto tipi di carta importati dalla Cina, il fatto che c'erano delle colle particolari e che quindi si poteva cominciare a immaginare una copertina e che quindi si poteva cominciare a immaginare un indice e poi una divisione del testo, no? Il passaggio dal testo al libro, sono pagine formidabili nelle quali proprio si mostra come il modo di pensare dell'essere umano, le sue credenze, le sue convinzioni, i suoi contenuti filosofici, religiosi, sociologici, eccetera, eccetera, siano la diretta conseguenza di alcune strutture tecnologiche che si mettono in movimento. Per cui noi siamo educati dai libri, come hanno detto alcuni, no? È il libro che mi ha educato, che mi ha formato. Non siamo i soggetti che del libro, nel senso che noi facciamo il libro, è molto più vero che il libro fa noi, progressivamente nella sua scoperta appunto storica, via via. E allora quello che sta dicendo Ivan Illich, che le macchine di oggi sono la condizione, la base, il punto di partenza per le macchine di domani, lo si può leggere non soltanto dal punto di vista delle macchine, ma anche dal punto di vista delle mentalità, dal fatto che siccome io oggi sono educato, prendiamo per esempio come sono stato educato io. Io sono stato educato che questi strumenti elettronici non mi sono familiari per niente. Infatti prima mi aiutava Florinda Cabria perché io da solo vado subito in palla. E quindi volete pensare che da questo sia indifferente quello che io penso in generale o quella che è la mia produzione letteraria? Ma no, ne deriva necessariamente, così come necessariamente i giovani che sono già verso un altro tipo di supporto del messaggio. Capite quanto è importante il supporto? Il primo supporto del messaggio è la faccia, è la voce, eccetera, ma poi trascolora il messaggio in una infinita serie di supporti. Anche Derrida parlava di supporto molto bene. Ecco, Ivan Illich ha capito e ha spiegato a tutti, partendo dal supporto alfabetico e dal supporto della scrittura alfabetica, che non ci sono le idee che creano gli strumenti, che ci sono gli strumenti in azione nel lavoro sociale che partoriscono progressivamente le idee che possono essere formulate a partire da loro, a partire dalle loro condizioni. Ecco che quello che stiamo facendo oggi con le macchine di oggi renderà necessario, attraverso la nostra presa di coscienza, le macchine di domani.
che saranno, come dire, la correzione di quelle di oggi, l'ampliamento di quelle di oggi, la soluzione di molti problemi di quelle di oggi, la posizione di molti altri problemi che oggi manco ci sogniamo, che non possiamo oggi prevedere, perché la previsione del futuro è un sogno, non è qualche cosa che praticamente non si può fare, perché le conseguenze di ogni evento nel nostro ecosistema sono infinite. Le conseguenze di ogni evento sono infinite. Io faccio l'esempio: c'era un negozio di calzature, è venuto una gelateria, è cambiata la piazza, è cambiata la vita di quelli che gli stanno intorno, la gelataia si è sposata, eccetera, eccetera, no? Cioè, è così che vanno le cose, se riesco a spiegarmi. E Illich ci ha dato una grande spinta. Certo, Illich era un uomo molto religioso, alcuni suoi aspetti spiritualistici io faccio fatica a condividerli, o quantomeno li capisco meno, ma ha posto il dito nel punto giusto, cioè sono le macchine sociali, è il lavoro sociale che fa l'uomo, e il lavoro sociale certo può essere letto anche da un grande ispirato religioso, spiritualista, per carità, a quel livello avercene. Grazie, grazie professore, io la ringrazio. C'è un'altra domanda, lo so che è quasi tardissimo, ora di pranzo, però io continuerei ad abusare della sua pazienza, della sua disponibilità, e gliela leggo rapidamente. Cosa pensa della definizione che considera gli esseri umani come descritti prima, e soprattutto dal fatto di connettere il tempo, tra virgolette, quello che del resto evidenziava lei stesso della scimmia e del bastone poco fa, al contrario di animali, connettori di spazio, e vegetali, connettori di elementi chimici? La domanda punta soprattutto a provare a capire un po' meglio cosa potrebbe accadere sottraendoci, come a tutti gli effetti sta succedendo, il tempo esistenziale. Quell'uomo simultaneo già temuto da Proust e ben descritto da McLuhan. Prego. Sì, sì, ma è una domanda molto complessa e molto profonda, devo dire, che pone in causa temi di grandissima portata, a cominciare dal tempo e dallo spazio, no? Che per noi filosofi poi sono sempre, come dire, un gradiente molto importante, ma anche molto problematico. Ecco, io andrei con molta prudenza. Innanzitutto comincerei a chiedermi se l'espressione esseri umani, che senso ha l'espressione esseri umani, se, come dire, non abbiamo risolto preventivamente la questione della memoria e quindi la questione del tempo. La questione della memoria è la questione del ritmo. La questione del ritmo è quella struttura fondamentale, paradossale, problematica, ma indispensabile, che caratterizza ogni sapienza tipicamente umana, perché è, per dirlo in maniera molto semplice, con un esempio molto stupido, che è la possibilità di dire eccolo di nuovo, un'espressione di Whitehead. Soltanto l'essere umano è in grado di dire ecco di nuovo il sole. Che cosa vuol dire? Che è entrato in una onda di memoria dove, badate, accade una cosa paradossale, perché sta dicendo nello stesso tempo due cose che non possono stare insieme, ma che si esigono insieme, perché sta dicendo ecco di nuovo il sole, cioè ecco di nuovo quello là, ma non è quello là, è di nuovo, ma allora come potrebbe essere di nuovo se non essendo il segno di quello là? Ecco, bisogna cominciare a ragionare a partire da queste soglie fondamentali. Quindi che cosa pensiamo del processo semiotico della memoria, come diciamo noi in filosofia? Dal fatto che la presenza è sempre segno di altra cosa, se no non c'è reazione. Se c'è una reazione, no, l'abito di risposta, se c'è una risposta è perché io ho riconosciuto. Ma che significa conoscere? Il grande Platone, perché non si finisce mai di ammirare la filosofia nella sua storia, il grande Platone che dice conoscere è ricordare. Sì, le idee, ben altro insomma, no? Ha capito bene, cioè che se io non riconosco, non conosco. Che conoscere è riconoscere. E allora adesso cominciamo a giocare, caro amico, col tempo, con lo spazio. Dove sta ciò che è stato riconosciuto? Dove è andato a finire il sole dell'altro ieri? Eccetera, eccetera. E c'è uno spazio del sole dell'altro ieri o c'è uno spazio del riconoscimento e basta, che sfuma nel tempo? Come la mettiamo quindi? È prima il tempo o prima lo spazio? O addirittura è una domanda questa insensata, perché ha già deciso che ci sia quella cosa che chiamiamo spazio e ha già deciso che ci sia quella cosa che chiamiamo tempo.
Allora, forse partendo dalla questione della memoria, che è fondamentale, è chiaro, no, che nessuna conoscenza umana potrebbe mettersi in cammino se non a partire dall'abito del riconoscimento mnemonico. Ecco, se partiamo di qui possiamo cercare una costruzione sulla quale trovare consenso quando diciamo essere umano, a differenza dell'animale, perché anche l'animale riconosce, no? Il cane ti riconosce, però non fa le tacche di quante volte sei tornato a casa, no? Non ha i segni per fermare e dire è sempre lui, ma adesso dico lui e lui vuol dire sempre lui, capite? Passaggio in maniera problematicissima, che cosa significano le parole, no? A come accade, no? Che a un certo punto, no, invece del rocchetto dico mamma. Ecco, tante altre cose si dovrebbero dire, mi fermo qui perché appunto la domanda è bellissima, ma esigerebbe una ricerca in comune di mesi, no? Assolutamente, io la ringrazio tantissimo, la ringrazio a nome anche del nostro direttore che purtroppo non è potuto essere presente, Massimiliano Fiorucci, e ovviamente la ringrazio a nome del nostro Ateneo dell'Università Roma 3 e di tutti i colleghi che insomma hanno contribuito all'organizzazione di questo convegno. Io non so come ringraziarla ancora, e seppure grazie a voi, vi saluto finalmente perché vedo che sta finendo la carica e non è il mio computer. Assolutamente, io la ringrazio tantissimo, grazie ancora, e è stato un piacere conoscerla seppure in modalità virtuale, ma è meglio che non entriamo in questo discorso. Grazie, arrivederci. Arrivederla. E io a questo punto ringrazio tutti coloro che hanno seguito fino a qui la nostra prima mezza mattinata, in realtà mattinata, di EDUI, Educazione e Intelligenza Artificiale 2020. Vi ricordo che il nostro programma continua nel pomeriggio, e quindi se potete assolutamente riessere con noi saremo grati. Ricominceremo alle 15 di oggi pomeriggio con l'apposito link che trovate sul sito www.eduia.it, e vi ricordo anche che avremo anche la giornata di domani sempre divisa tra mattina e pomeriggio. Vi ringrazio ancora per aver seguito, troverete tutti quanti gli interventi videoregistrati, qualora vi doveste essere collegati non dall'inizio, sul sito eduia.it quanto prima tecnicamente, e vi ricordo che cercheremo anche di far uscire entro l'anno sicuramente il primo volume con gli studi critici appunto relativi a educazione e intelligenza artificiale per la collana omonima del Roma 3 Press del nostro dipartimento. Vi ringrazio ancora e un caro saluto, ci vediamo alle 15 oggi pomeriggio. Arrivederci.